Questo programma vi è presentato da anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi e liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barcavela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietti d'aereo, traghetti, alberghi e viaggi per tutte le tasche, con weekend a partire da 99 euro a coppia. Visita il sito viaggioevedo.it o la pagina Facebook Cuore e Coccole. Agenzia Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, telefono 06 41 036 36. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi e liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barcavela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietti d'aereo, traghetti, alberghi e viaggi per tutte le tasche, con weekend a partire da 99 euro a coppia. Visita il sito viaggioevedo.it o la pagina Facebook Cuore e Coccole. Agenzia Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, telefono 06 41 036 36. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. A Roma c'è la Viaggio e Vedo, e che agenzia! Da 20 anni parti in allegria, paghi solo 99 euro a coppia per la tua vacanza. E sai perché? Perché di meglio non ce n'è. Te li presento, credi a me. Piera, con la sua professionalità, ti fa assaggiare il mondo, c'è proprio come in un papà. Una qualità, la cortesia, solo lei ti fa partire per una vacanza, c'è e non ti viene manco di mancia. A Roma c'è la Viaggio e Vedo, e che agenzia, da 20 anni parti in allegria, paghi solo 99 euro a coppia per la tua vacanza. E sai perché? Perché di meglio non ce n'è. Te li presento, credi a me. Alessandro, per la verità, ti fa il biglietto per volare, che è la sua specialità. Lui gira il mondo prima di te, così prenoti e credi a me, ti fa sentire come un re. A Roma c'è la Viaggio e Vedo, e che agenzia, da 20 anni parti in allegria, paghi solo 99 euro a coppia per la tua vacanza. E sai perché? Perché di meglio non ce n'è. Te li presento, credi a me. Poi c'è Gianluigi, e che vuoi fa? Uno piazzato, ci doveva sta. Lui il mondo l'ha ingoiato, per la verità. Ma prenota i suoi weekend e te fa sentire la felicità. A Roma c'è la Viaggio e Vedo, e che agenzia, da 20 anni parti in allegria. Paghi solo 99 euro a coppia per la tua vacanza. E sai perché? Perché di meglio non ce n'è. E che stai aspettando, Sant'Eddì? Parte, vola! Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno da Gianluigi, Viaggio e Vedo, tutti i colori del mondo. Siamo qui di nuovo oggi il 26 di febbraio dai microfoni di Radio Dimensione Stereo, iniziamo una nuova programma, una nuova puntata insieme anche in questa giornata che ci prepara alle prossime vacanze e cominciamo a conoscere le destinazioni. Da questa puntata in poi entreremo sempre in più nel dettaglio delle destinazioni degli italiani e che cosa ci piace fare. Intanto però vi ricordo che come tutti i mercoledì Gianluigi Viaggio e Vedo vi conduce nel mondo del turismo e che potete entrare in contatto con noi attraverso i numeri di telefono 06 410 36 36 oppure 06 410 16 80 e dalla pagina Facebook dei social network Viaggio e Vedo Facebook e Cuore e Coccole sempre la pagina Facebook oppure dal sito viaggioevedo.it e mandarci i vostri pensieri durante tutta la trasmissione e ci sarà piacere anche di rispondervi come possiamo
darvi seguito alle vostre richieste. Mentre è arrivato il momento anche dei saluti, ringrazio sempre per chi ci segue con affetto la Maria da Vicenza, Lucy da Carbonia e il mio amico il Pasquino, che è un nostro amico da tanto tempo e vive e lavora a Londra, e io gli faccio i miei più grandi saluti. E poi voglio ancora salutare Deborah, Massimiliano, e Fabrizio ed Andrea, che lavorano invece con me da più di 20 anni. Grazie a tutti ragazzi, buon lavoro, seguite la trasmissione e cominciamo subito con un carissimo amico, con Francesco, che dirige il blog dei viaggiatori. Buongiorno Francesco, benvenuto. Buongiorno fra ai microfoni di Radio Dimensione Stereo, come stai? Bene, voi? Fra il bene e il benissimo, diceva un vecchio amico, a tua scelta. Oggi fortunatamente si parlerà ancora una volta di turismo, come ti avevo anticipato nelle mail, parleremo con te appunto di come dare una mano agli ascoltatori a trovare risposte anche nella rete per riconoscere quelle che sono poi le verità del settore, e poi continueremo con la Tunisia, con la Puglia, con la Basilicata, con la Sardegna, e addirittura faremo intervenire un fotografo per spiegare alle persone come fare le fotografie durante le vacanze. Pensa, abbiamo pensato un po' a tutto. Ecco, allora cominciamo la prima domanda. Secondo te, ecco, come si può aiutare una persona che naviga in rete a riconoscere un'offerta valida di un'agenzia di viaggi? Allora, io sono una persona molto diretta, quindi non uso giri di parole. E diciamo che la prima cosa che dobbiamo pensare è che siamo un po' nel mondo del fai da te, no? Sì, i mobili fai da te, i viaggi fai da te. È molto importante invece utilizzare, secondo me, un esperto, ma deve essere un vero esperto di viaggi, così come ci scegliamo un avvocato in un certo modo, un medico in un certo modo, altrettanto appunto anche per quanto riguarda i viaggi. Come sceglierlo? Ecco, quella è una bella domanda, perché altrettanto non è facile. Certo. Secondo me che l'agenzia di viaggio sia online, ovvero sia anche un'agenzia tradizionale, come uno preferisce, ci sono due fattori molto importanti. Uno è la conoscenza da parte dell'agenzia, che oggi è dimostrabile, nel senso che possiamo vedere questa agenzia che viaggi ha fatto, come quanto anche nel linguaggio che utilizza, come conosce il mondo, ecco, certo, questo certo. È molto importante. Il secondo punto invece non è proiettato all'esterno, ma è sul cliente, cioè dobbiamo percepire che questa agenzia sta cercando di interpretare realmente le nostre esigenze, certo. Quindi deve avere anche delle capacità diciamo psicologiche, per dirla grossa, insomma, ma sì. Che non venda i viaggi così come si vendono le rosette e i filoncini, penso che sia molto importante. Quindi questi sono i due primi fattori. Poi certo. Evidentemente a monte è necessario che non sia un'agenzia regolarmente autorizzata, questo ci garantisce una serie di cose importanti che anche l'associazione dei consumatori sempre consigliano, cioè la licenza regionale significa, tanto per fare un esempio, pochi lo sanno, certo. Che quel signore che mi sta vendendo un viaggio è dotato di una polizza RC professionale, non come quella dell'auto, che questa, vuol dire quest'anno che è arrivata a circa 1000 euro, nonostante esperienza e competenza sbagliasse anche, c'è un'assicurazione che mi rimborsa anche del danno da vacanza rovinata. Questo direi è un fattore che viene un po' sottovalutato. Certo. Vuoi dire qualcosa? Sì, no, ti dicevo, è proprio quello che dicevamo. Io l'ho pagata, guarda, pochi giorni fa, ed è arrivata intorno ai 1000 euro, perciò è una cosa che è reale, è vera. E poi io comunque trovo giusto, perché qualsiasi professionista, anche come dicevamo, no, può emettere errori magari anche in buona fede, ed è giusto che poi risarcisca eventualmente i danni, certo, fatti. Può capitare, così come sbaglia l'avvocato e il medico, ovviamente con conseguenze a volte più drammatiche, diciamo questo è un ulteriore fattore, certo, da valutare, certo. Come d'altronde un'altra cosa per valutare l'agenzia, un'altra cosa importante è il contratto di viaggio, certo. Che sia uno scambio di mail, ovvero un contratto vero e proprio con un modulo ben preciso quando lo frequento l'agenzia, certo. Dal vero,
è importante appunto avere il contratto scritto che dà una serie di garanzie al cliente e rappresenta la professionalità dell'agenzia. Certo, questo è molto molto importante. E questo è quello che noi mettiamo in piedi sempre con i nostri clienti. Infatti io spesso e volentieri, come ti dicevo in tante altre conversazioni che abbiamo fatto fuori dalla radio, sì, la cosa importante è cercare di farsi ascoltare e di sfatare i falsi miti, perché poi ogni viaggio è una storia a sé, ognuno la vive alla propria maniera, non c'è il viaggio adatto a tutti. E spiego ancora meglio, io ho avuto un cliente carissimo amico con cui ho fatto diverse destinazioni, anche viaggiando insieme, e quest'anno ha deciso di farsi 20 giorni in Perù, nonostante io gli dicevo che per la sua salute non era adatto, e ha ascoltato il cognato, sono partiti insieme e dopo 4 giorni mi ha telefonato di corsa a farlo rientrare perché stava male. Però aveva sentito il cognato che è stato bene. Dunque, torno a dire, ognuno è fatto alla sua maniera, non tutti hanno poi lo stesso modo di vivere la vacanza, di vivere la destinazione. Perciò io direi che la cosa più bella, o al telefono, via mail, o davanti alla scrivania, è dire: guarda, io ho queste necessità, normalmente faccio questo, il professionista che è dall'altra parte fa una sua analisi e dice: guarda, allora, secondo me questa è una destinazione adatta. Era questo che dicevamo poi, giustamente, anche per dare un consiglio e per dare un valore poi sia monetario ma anche al tempo che il cliente investe nella vacanza. Questa era sempre stata la mia idea, Francesca, di raccontare uno dei tanti motivi per cui stiamo facendo radio da novembre, è proprio questo, cioè dare a tutti la possibilità di entrare in contatto con professionisti del turismo che si mettono apertamente a disposizione del passeggero e sono qui a rispondere a domande oppure a, come si dice, a raccontare attraverso i microfoni della Dimensione Stereo: guardate che è possibile avere una soddisfazione del proprio tempo impegnato nella vacanza ascoltando semplicemente quattro cose, insomma non è che ci vuole poi chissà quanto, solo un po' d'attenzione. Dunque io trovo, non so se condividi, la difficoltà nell'agenzia di farsi ascoltare, dall'altra parte c'è il cliente che cerca invece, trova la difficoltà nel trovare con chi parlare, insomma, ecco, c'è questo, non so se l'hai notato anche tu. Sì, c'è, e soprattutto perché molti viaggiatori oggi sono presi, diciamo, da un'euforia da web, non sanno che molto spesso c'è un'agenzia di viaggi dietro alla maggioranza dei siti, anche i nomi più noti non ne facciamo, diciamo, certo, no. Dietro ha comunque un'agenzia, però il sistema di vendita è molto spersonalizzato. In certo. Ogni caso, anche se c'è un'agenzia dietro, e quindi se compro un prodotto standard potrebbe anche andare bene un soggiorno a Parigi, certo. Però pur in quel caso potrei avere delle esigenze specifiche certo. Che voglio far verificare e poi ecco una cosa che molti sottovalutano, sì. Il complesso della relazione con l'agenzia di viaggi, cioè quell'agente di viaggi sa che io fumo, facciamo un esempio, e quindi certo. Non ho bisogno ogni volta di dirgli voglio una camera fumatori, oh, certo. Ovvero che mio figlio è minorenne, che quindi vanno controllate certe cose, certe regole di accesso a certi paesi quando decidiamo di viaggiare. Ecco, è quello che io voglio trovare nell'agenzia e che l'agenzia deve dare al cliente, questo è fondamentale. Quindi proprio la relazione complessiva che implica il viaggio in Cile, il viaggio alle Maldive e magari anche il viaggetto, non so, a Treviso, ecco. Sì, sì, ma infatti fa parte della relazione che devo costruire con l'agente di viaggio, e l'agente di viaggio deve costruire con me. Se tutto ciò non c'è, è ovvio che a quel punto è preferibile far da sé. O cambiare agenzia. Io mi rovino un viaggio da solo. Sì, sì, un esempio in Cile o in Perù, come dicevi te nel tuo esempio, guarda, è successo, 1700 euro non era fai da te, dicevo mi rovino un viaggio, un periodo della mia vita che voglio dedicare a quello, che non posso recuperare, e a parte i costi, sì, sì. Molti dimenticano ancora che il viaggio è un prodottino, diciamo, abbastanza costoso, nel senso che non spendiamo tutti i giorni 1000 euro, facciamo un esempio, ecco. Certo. Quindi va gestito con una certa delicatezza, un conto è un altro tipo di prodotto che può essere un dentifricio o altro ancora, evidentemente non va bene, ho provato una nuova marca eccetera, non mi piace, ho perso 2 euro, non è la stessa cosa con un viaggio, evidentemente. No, infatti, ma poi è questo, io quello che ho cercato anche di fare, perché ci sono anche i clienti che piace il fai da te, però magari è controllato, se vogliamo, e io nella nostra agenzia, appunto quello che dicevo lì in via Bartolongo al Tiburtino dove siamo noi, nella mia postazione c'è un PC dedicato al cliente dove
insieme a me si sceglie l'albergo da sé, poi magari gli chiede consiglio, si sceglie il volo e ugualmente tu glielo guardi e lui praticamente si fa tutta la prenotazione per conto suo, io gli faccio un check e gli dico guarda sì è fatta bene, dopodiché al momento di pagare invece di usare la sua di carta da mettere in rete lui paga me e io pago tutto con la mia carta in modo di far stare tranquillo il passeggero, lui ritira i documenti e se ne va. Però la carta e i consigli direi che sono, è un ottimo sì, servizio. No, loro pagano diciamo 20 euro per la prima ora, certo, di consulto, dopodiché, ma insomma in un'ora si fa ben tutto. Non è una che... consulenza 20 euro è un affare. Sì, sì, vabbè. Anche ma, perché insomma, poi ricordiamoci che questo pure è importante, ci sono state anche delle sanzioni recentemente da parte dell'autorità garante. Certo. A volte i prezzi online partono in maniera più apparentemente più vantaggiosa, ma se vado a caricare il costo della carta di credito che viene comunicato alla fine della transazione, ecco lì che 20 euro se siamo due o tre e se il viaggio è, non è proprio banalissimo, ecco che le ho belle che spese. E non quindi, contiamo ottenere in cambio di quei 20 euro la stessa affidabilità ma con la consulenza a fianco di uno che fa quel lavoro tutti i giorni e che e manda gente di tutto il mondo tutti i giorni, sicuramente è una bella differenza rispetto a me che posso organizzarmi un viaggio se tutto va bene, viaggi e viaggetti tra i due o tre volte l'anno, com'è paragonabile questo tipo di competenza? Non ce n'è. E tutto questo è un riconoscimento che va dato visto che comunque nella maggioranza dei casi online ho questi costi un po' occulti che devo pagare comunque. Senza contare le famose ricezioni messe lì e strapagate da chi, come, quando e perché per far diventare uno più bello dell'altro o un albergo, un commento. Ma insomma queste sono cose che poi io lascio comunque a chi vuole vederle. Insomma personalmente ritengo che il rapporto umano supera ogni cosa, perché io torno a dire finché si deve comprare non so una piccola sciocchezza che non ha un certo costo pure, ma quando cominci a parlare di viaggi ecco che dove magari tocchi il territorio degli Stati Uniti, magari oggi come oggi che si è integrato il mondo, magari hai una moglie che è sudamericana, tu sei convinto di poter passare per Miami, invece arrivi te, tu passi e tua moglie rimane lì, insomma voglio dire ci sono tante piccole cose che il professionista ma non solo, poi oltre a quello voglio dire uno paga anche una consulenza potenziale, mi spiego, se io sono a Berlino e mi cancellano un volo e il volo me lo sono organizzato da solo e sono perso se non sono ben collegato, se non mentre invece l'agente di viaggio presso il quale l'ho comprato evidentemente mi può riproteggere, come suol dire, mi può trovare nuove soluzioni. L'abbiamo già fatto in tante parti del mondo, appunto, l'abbiamo questo già fatto. Pure questo cioè, non sempre si utilizza, grazie a Dio, no, ma però... è un valore che io devo riconoscere. Guarda, io ti posso dire questo. Mi porto dietro un certo prodotto per utilizzarlo. Bravo, no? Guarda, però ce l'ho per sicurezza. Io ti posso quindi anche questo è importante, cioè l'ala protettiva. Il fatto che l'agente di viaggio in ogni caso tiene profondamente il proprio cliente, soprattutto non è sempre un'interfaccia, un sito web, ecco. No, questo abbiamo... è un fatto di grandissimo valore, specie quando sono in ballo le mie vacanze. Certo, ecco. No, io ti posso raccontare un episodio con cui poi magari se ti fa piacere puoi metterlo appunto sul tuo blog, anzi ricordiamo che i frequentatori del blog e del viaggiatore possono contattarci, noi siamo sempre ben felici di dargli una risposta. E come dicevamo, Facebook che è il sito che sono omonimi, esatto, il blog del noi abbiamo, e il blog del viaggiatore, la pagina fan. Noi abbiamo appunto la possibilità di anche di creare, come dicevamo con te France, un incontro diciamo fisso nel programma, un piccolo spazio dove loro possono eventualmente attraverso di te chiamare questo, così sfatiamo il mito, no, della chi c'è dietro, insomma, ecco, questo ci fa veramente piacere. Ma soprattutto, come dire, noi fa piacere, noi parliamo sia di destinazioni, certamente, e lo uniamo all'enogastronomia, talvolta anche un po' alla running, alla corsa, perché noi cerchiamo di raccontare curiosità di viaggio, ma anche ovviamente viaggi che abbiamo fatto realmente, sempre realmente, è bello, web pieno di blogger che nei posti spesso non sono stati, sono stati con il supporto delle autorità locali e quindi i commenti sono sempre
assolutamente entusiasti. Certo, cerchiamo di fare magari meno interventi, però tutti interventi molto reali. E tra le altre cose, appunto, cerchiamo anche di parlare delle piccole fregature, delle cose siamo a cui qua. Stare attenti, tutta una serie di aspetti per cui gli amici che ci ascoltano possono appunto anche chiederci tranquillamente e appunto risponderemo. Siamo sempre problema. Qua. Ti dicevo, guarda, ti saluto con questo episodio, così te abbiamo anche da raccontarlo, poi anche pubblicarlo. Mio figlio andò a Miami qualche anno fa, 3 anni fa circa, e lui è esperto di biglietteria, devo dirgli, guardalo, glielo faccio alla radio i complimenti perché è veramente bravo, si è impegnato molto, e lo trovai appunto che arrivò a Miami con i biglietti all'Italia, arrivò e non poté proseguire per Cancun perché c'era un uragano sulla parte del Golfo del Messico davanti proprio a Miami. Insomma, per la verità, sto ragazzo, chiamando me a Roma, girando, ha portato lui e le altre 5 persone che si sono trovati lì spaesati del tipo fai da te, gli ha fatto, ho fatto i biglietti io dall'Italia per tutti e l'abbiamo mandati via Città del Messico e sono arrivati a Cancun. Abbiamo fatto giro al contrario, aggirando l'uragano, cosa che praticamente se non era per lui, anche quei ragazzi in Messico se sarebbero stati 3 giorni a Miami buttando via 3 giorni di vacanza, 3 giorni d'albergo e tante altre cose. Dunque, come vedi, esiste questa realtà, ecco, perciò è una cosa che poi è tangibile, è vera. Io mi ricordo la soddisfazione e i ringraziamenti di queste persone nei confronti di questo ragazzo che comunque con niente gli aveva fatto il suo lavoro, era un agente figlio d'arte, figlio d'arte. Sì, penso questo mi assomiglia molto. Fortuna che lui è più secco. Dello spazio, è un piacere, Francesco. È un piacere. Appunto, contate su di noi se volete. Sicuramente, io faccio ancora grazie a te che sei intervenuto. Un saluto a te, agli frequentatori del blog del Viaggiatore. Siamo qui ogni mercoledì pronti a rispondere alle domande. Un saluto allora, Francesco. Buona giornata, ciao, tante buon lavoro, cose. Ciao. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Allora, noi continuiamo la nostra cavalcata su Radio Dimensione Stereo e Viaggio e Vedo vi porterà fra breve in Tunisia con un carissimo amico. Subito dopo lo spazio pubblicitario rimanete un secondo con noi e vedrete che si preparate i bagagli, si vola verso Tunisi. A fra poco. Anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi e liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barca a vela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietti d'aereo, traghetti, alberghi e viaggi per tutte le tasche, con weekend a partire da 99 euro a coppia. Visita il sito viaggioevedo.it o la pagina Facebook Cuore e Coccole. Agenzia Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, telefono 06 41 036 36. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Che il Mediterraneo sia quella nave che va da solo, tutta musica e tutta vela, su quell'onda dove si vola, tra la storia e la leggenda del flamenco e della taranta, e tra l'algebra e la magia della scia di quei marinai, e quell'onda che non smette mai, che il Mediterraneo sia. Con il mio amico di Mediterraneo Travel che ci ascolta da Bergamo, è il mio collega con cui quest'anno faremo la Tunisia e anche l'altra destinazione che sarà Lampedusa, ma oggi parleremo di Tunisia, che è vicino alla nostra costa e sicuramente con un'ora di volo da Roma non abbiamo difficoltà. È un paese amico, gli italiani li accetta bene e soprattutto attraverso il mio amico della Mediterraneo Travel abbiamo delle buone offerte. Buongiorno amico mio, come Ciao, stai? Carissimo. Buongiorno a tutti. Che tempo fa lì a Bergamo, via? È splendido. Eccolo, i clienti fanno il bagno in piscina per l'esattezza in questo momento. La Tunisia appunto ha questo grande vantaggio che quando da noi c'è freddo, lì comunque grosso modo per 365 giorni d'anno c'è sempre tempo mite, un bellissimo sole, anche se non c'è caldo feroce in questo momento, comunque la temperatura è assolutamente primaverile.
Sicuramente sì, anche perché insomma se fa 14 gradi qui a Roma, niente di più facile che magari sul Golfo di Hammamet, magari qualche giorno, qualche grado in più diciamo durante il giorno, insomma sicuramente esatto. Si arriverà intorno ai 22-24 gradi. Senti, ma ce la vuoi raccontare com'è nata la tua passione per la Tunisia? Perché io è una destinazione allora, che conosco. È nata però... 16 anni fa, quando ho fatto un bellissimo viaggio in fuoristrada nel deserto, attraverso la costa del Sahel, quindi tutta la costa tunisina, fino ad arrivare a Tozer, Duz e poi avventurandomi in 4x4 nel deserto, è nato un amore improvviso, istintivo, passionale, viscerale, chiaramente da quel viaggio ne sono seguiti altri, per 2-3 anni andavo almeno 2-3 volte l'anno in Tunisia, fino a quando ho deciso di fare di questa passione un lavoro strutturato, quindi insomma farla diventare una destinazione tra virgolette a portata di tutti. Certo, no, ma questo è importante. Io torno al secondo metodo, io che ho avuto la possibilità anch'io di andare almeno 4-5 volte durante la mia vita professionale come agente di viaggio in Tunisia, ho avuto modo e maniera di, diciamo, di conoscere queste persone che al contrario di quanto si crede sono molto aperte e disponibili, tenendo conto della cultura locale, che comunque è molto vicina, sono sostenuti dalla Francia da sempre, perciò sono abituati al popolo europeo, e poi ormai l'italiano per loro è veramente, a volte parlano meglio di noi, mi sorprende, bambini che parlano vero, li vedi che girano con le maglie delle squadre italiane di calcio, insomma è abbastanza, diciamo, vicino a noi come cultura. Assolutamente, diciamo, concordo. Non abbiamo, diciamo, che chi l'ha visto, chi ha avuto modo di vederlo, ne sa qualcosa. Io personalmente, esatto, ecco, ritengo questo, che la Tunisia è, come dici tu, un paese che si può visitare sempre. Io l'ho avuto, ci sono stato a giugno, a luglio, a ottobre, a maggio, insomma, perciò ho avuto modo di vederlo in tanti altri. Una cosa che invece mi è piaciuta molto e che la gente forse non lo sa, anche come fanno i profumi, hai visto come fanno gli oli essenziali, quanto sono bravi, che poi li rivendono ai francesi e noi li paghiamo fior di quattrini. Esatto. Questa è una delle tante. La cosa, aggiungo a quello, al discorso appunto perfetto che hai fatto sulla destinazione, aggiungo che appunto è una destinazione veramente ad un'ora e mezza di volo da Roma, per cui quindi a portata di mano per tutti quanti, sia dal punto di vista della raggiungibilità. Ricordiamo che abbiamo dei voli diretti ogni sabato da Roma che collegano appunto, a parte quello giornaliero con la linea, ma i nostri appunto ogni sabato sulla destinazione, quindi a un'ora e qualcosa di volo hai un prodotto incredibilmente ospitale, diversificato, perché puoi fare deserto, puoi fare benessere, puoi fare golf, villaggistica, per cui è veramente eterogeneo. Certo. E aggiungo che non guasta in questi momenti, in questi anni di crisi, sicuramente ancora ad un costo assolutamente sostenuto, assolutamente contenuto e molto appunto a portata di tutti, a portata di tutte le tasche. Ecco. Posso dire questo, carissimo, dai microfoni nostri che raccontiamo sempre le cose come stanno, perché come sai su Radio Dimensione Stereo e soprattutto nel programma Viaggio e Vedo tutti i colori del mondo intervengono solo professionisti del turismo a parlare di turismo, e invece poi gli ascoltatori possono fare le domande. Noi abbiamo detto che tante volte, specialmente per persone anche che magari hanno più tempo libero, che magari hanno smesso di lavorare o non hanno impegni, durante il mese invernale un altro po' fare un mese in Tunisia gli costa meno di un mese di riscaldamento in Piemonte. Perché fortunatamente il rapporto del costo della vita è diverso, ma parliamo anche di prezzi, insomma uno parte da 250 euro per fare i 4-5 giorni, i weekend lunghi con bambini è solo 99 euro in questo periodo. Dunque se uno ha la possibilità di allontanarsi un attimo, di staccare qualche cosa, una famigliola con sotto i 1000 euro ce la fa serenamente, e che insomma la dice lunga sulla abbordabilità di questo paese. Che cosa poi i servizi sono anche rapportati a quello che uno acquista, non è che perché paga poco o relativamente poco non ha i servizi, no, li ha comunque in un albergo a 4 stelle o 3 stelle superiori, con una cucina che praticamente può
ha di tutto, sicuramente essendo poi molti sono a buffet questi alberghi, perciò si ha la possibilità di scegliere quello che uno piace, non è che necessariamente c'è il servizio ristorante dove tu hai le portate fisse, perciò tutti trovano da mangiare. Una cosa importante è magari se uno ha delle intolleranze, quello magari sì, perché giustamente nella segnalazione che si fa all'albergo magari uno invia che il soggetto è una persona che ha delle intolleranze, e anche qui loro stanno attenti perché anche loro sanno che il turista è una cosa importante. Questo credo che con me sia d'accordo, che loro hanno veramente una cultura del turismo che non è lontana dalla nostra. Pronto? Assolutamente, sì, sì, assolutamente, quindi tutto perfettamente in linea a quello che è il prodotto e quello che penso io, quindi diciamo condivido appieno le tue parole. Ma sono per, come diceva prima anche il mio collega Francesco del blog del Viaggiatore, noi facciamo questo lavoro perché l'affrontiamo ogni giorno, perché le conosciamo, non parliamo magari di cose che campate così in aria, non sapendo neanche uno, non trasmettiamo il famoso me l'ha detto mia cugina che c'è stata 6 anni fa, perché il cognato ci è ritornato 2 anni prima e così via, cioè ognuno, il viaggio è, come si dice, non è una maglietta che uno leva e toglie a suo piacimento, sono cose che alcuni stanno bene, alcuni no. Per dire, molti mi chiedono, dicono fesseria così semplice, mi chiedono, sai, quelle 2 giorni e da noi in un centro benessere di un certo livello, non sapendo che anche in Tunisia ci sono i centri benessere che con magari 450 euro ci fanno, ecco, lì a Porta El Kantawi, se mi ricordo bene, c'è una bellissima marina, ma c'è anche un bel albergo della catena Riu che con quei soldi là ti fa il volo, il soggiorno e magari anche la possibilità di fare dei trattamenti. Trattamenti, appunto, dici bene, la Tunisia, uno degli aspetti della Tunisia è proprio questo, cioè l'aspetto che negli ultimi 10 anni si è sempre di più rafforzato, cioè non solo il benessere e il relax in generale, ma la talassoterapia, percorsi, certo, di talassoterapia, di cure termali e diciamo sia estetiche che di salute, certo, sono diventati ormai uno dei fiori all'occhiello del prodotto. Infatti tantissimi nostri clienti durante l'inverno, soprattutto a marzo, aprile, a maggio, scelgono la Tunisia proprio perché con 450 euro, come dici tu, non solo hai il volo, la vacanza e tutto quanto incluso, ma hai anche alcuni trattamenti benessere, certo, certo, all'interno dei centri spa che sono poi super forniti, super equipaggiati e con professionisti, certo, del, certo, settore, per cui un motivo in più legato al benessere, alla talassoterapia, esatto, diciamo. E poi il fatto che magari costano un po' meno è solo dovuto che magari il costo della manodopera in Tunisia viene un po' meno, non è perché siano meno bravi, è solo per quello, perciò magari un massaggio a 4 mani da noi viene intorno ai 70 euro, magari lì lo paghi 25, insomma, ecco, ma solo perché è un discorso di costo della vita, non ce ne voglia nessuno, pensa che siano meno capaci, è solo un discorso di rapporto di vita, dunque in questo caso siamo favoriti, diciamo, mentre in altre destinazioni lo siamo meno. Nel caso della Tunisia un pacchetto di trattamenti potrebbe venire anche un 30-40% in meno rispetto a quello che costa qui da noi, non è un discorso dei professionisti ma un discorso di costo della vita, ecco, anche questo fa parte del programma, no? Di raccontare come stanno veramente le cose, insomma, non è che ci voglia, ecco, sfadiamo la bacchetta magica, facciamo questo per lavoro, io dico sempre che siamo agenti di viaggi per professione, non lo siamo così, per sentito dire. Ed è questo, ed è quello che poi magari la rete non ti racconta, no? Cioè tu vedi la proposta, ma poi quello che c'è dietro, mentre sicuramente avere una faccia, un contatto, uno che la persona ti racconta, che ti dice queste cose, tu magari hai poi la possibilità di mettere insieme la nostra destinazione. Senti, io, diciamo, prima di salutarci, che abbiamo ancora qualche minuto, volevo farti raccontare il tuo prodotto di punta in Tunisia. Tipo, guarda, mi hai raccontato che hai fatto un viaggio con le jeep, ma è possibile fare con le moto lo stesso viaggio che hai fatto tu?
Assolutamente, noi organizziamo esattamente due volte l'anno, sì, appunto dei raduni di centaurizi che appunto appassionati di moto in generale, con gli Harley Davidson piuttosto che con il motocross, piuttosto, certo, appunto con appunto in giro per la Tunisia. Abbiamo, certo, organizzato appunto, ti ripeto, più volte questo tipo di appuntamento con la destinazione, certo, ed è una cosa che è fattibilissima. Ok, allora facciamo tutto con un sistema anche satellitare, con delle, bravo, guide specializzate, okay, partendo da Tunisi proprio in moto, avventurandosi fino a Medellin, fino al profondo del sud, fino all'Oxandilen, dormendo in accampamento, ed è, sì, un'esperienza, sì, che invito a fare, perché del genere di questo tipo di viaggio di fare in Tunisia. Guarda, anche lì grande avventura, grande esperienza, dal punto di vista, guarda, proprio come facciamo, dire, personale, certo, con, senti, un costo assolutamente ancora, facciamo, ripeto, e sottolineo, abbordabile. Senti, facciamo una cosa, intanto se tu mandi questo programmino, io poi lo metterò sicuramente nella pagina della radio, sì, per farlo vedere, me lo mandi appunto a gianluigi@viaggevedo.it come invito, perfetto, tutti a fare quando uno c'ha qualche richiesta, così io te lo pubblico in radio, nella pagina della radio, e poi lo leggiamo sicuramente la prossima volta che ci collegheremo e ci faremo insomma insieme qualcosa. Dunque, come vedi, abbiamo aperto un semplice catalogo sulla Tunisia, abbiamo parlato di mare, che comunque ce n'è abbastanza fortunatamente, abbiamo parlato di strutture che hanno di tutto, dalla cucina alla talassoterapia, ai massaggi, abbiamo parlato che ci può partire quando si vuole con il volo di linea da Roma con solo un'ora e mezzo, insomma come vedi abbiamo aperto un canale e ancora dei costi abbiamo parlato, che comunque sono molto molto contenuti rispetto ad altre destinazioni. Dunque io credo che aspettiamo soltanto che tu ci mandi giù qualche offerta, io te la pubblico come promesso sul sito della radio, e poi come vieni a Roma magari ci facciamo due chiacchiere insieme, come si dice, in perfetta armonia, per proporre ancora qualcosa di buono ai nostri ascoltatori di Radio Dimensione Stereo. Bene, ti ringrazio, e un grazie piacere a tutti quanti voi. Allora un saluto, buon lavoro, e ci risentiamo presto con tutte le tue idee, e aspettiamo questo viaggio in modo da raccontare, in modo che le persone possano già immaginarsi di prendere il tè alla menta la sera nel deserto. Bene. Ciao, buona cosa. Niente, grazie nuovo, a te, buon lavoro, un saluto al mio amico della Mediterraneo Travel. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Allora, come sentite amici, c'è sempre una persona dietro una programmazione, c'è sempre un amico di Viaggio e Vedo, e c'è sempre una capacità di relazionarsi con voi e raccontarvi sempre le cose come vanno fatte. Allora, ancora un minuto di pubblicità e poi torniamo, e stavolta dalla Tunisia vi porto dal mio amico Michele nella fantastica Puglia. A fra poco, rimanete con noi. Anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi e liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barca vela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietti d'aereo, traghetti, alberghi e viaggi per tutte le tasche, con weekend a partire da 99 euro a coppia. Visita il sito viaggioevedo.it o la pagina Facebook Cuore e Coccole. Agenzia Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, telefono 06 41 036 36. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Radio Dimensione Stereo. Eccoci qua, siamo tornati subito. È stato un volo molto veloce dalla Tunisia a Roma, e poi siamo immediatamente saltati in macchina e siamo arrivati in Puglia. Pronto, Michele? Pronto, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ciao, ciao, come stai carissimo amico mio? Grazie a Dio, bene, qui il sole splende, una bellissima giornata che ci sta facendo assaporare le prossime, diciamo, i profumi della primavera e i colori soprattutto oggi. È importante, questo è veramente importante. Allora carissimi amici all'ascolto di Radio Dimensione Stereo e Viaggio e Vedo tutti i colori del mondo, vi presento Michele della Bisanium Viaggi, mio collega e corrispondente dalla Puglia per nostro conto. Anche lui come me è una persona che vive di turismo da ormai quasi 20 anni,
e oggi ci parlerà della sua bellissima Puglia e dei suoi pacchetti che ha fatto con terra e mare, perché abbiamo fatto sia l'entroterra che anche le isole Tremiti. Ecco, ce lo racconti questo pacchetto che hai creato, Michele? Sì, quest'anno abbiamo questa novità in programmazione, che è appunto un pacchetto per le isole Tremiti, comprensivo di una settimana di soggiorno alla scoperta del Gargano e delle Tremiti stesse, quindi con 4 giorni di pernotto a Bieste, 3 giorni di pernotto alle isole Tremiti, nella quota è compreso il traghetto andata e ritorno per le Tremiti, escursioni in mare a Bieste ed escursioni in mare a Tremiti. Un po' una chicca, certo, per quanto riguarda la programmazione, per chi, sì, vuole scoprire questo meraviglioso angolo di paradiso che è costituito da queste 4 isolette nell'Adriatico, dove tutto sembra tranne che trovarsi appunto nel mare, sì, Adriatico, bello, sembra di stare nel Mar dei Caraibi per i colori che regalano le isole. È quello che abbiamo sempre detto, la nostra Italia ci regala veramente delle emozioni che a volte cerchiamo chissà dove, invece ce l'abbiamo proprio sotto il naso, e questo è un peccato, insomma, anche perché sicuramente nulla toglie, tu sai che anch'io sono specializzato in Caraibi, dove ho studiato presso l'Università dei Caraibi, che è presente appunto qui in Italia, però nulla toglie che comunque, specialmente nel periodo che va da maggio a metà settembre, anche più qualche cosina in più, sicuramente il nostro bacino del Mediterraneo ha tanto da offrire per tutte le realtà del posto, insomma, dall'enogastronomia al mare, appunto, all'ospitalità della gente, insomma, ce n'è veramente di tutti i colori. Insomma, io che ho frequentato, come dicevi tu, il Gargano più di qualche volta, già nei fine anni 70, primi anni 80, si stava aprendo al turismo e c'era comunque gente molto cordiale, molto contenta che venivano le persone a visitarlo. Oggi come oggi è soltanto, diciamo che la Puglia in sé è proprio la regione che ha sviluppato più turismo ricettivo rispetto alle altre regioni d'Italia, se mi ricordo bene era una cosa del genere. Assolutamente sì, diciamo, recenti dati presentati alla BIT di Milano dimostravano come da un paio di anni a questa parte le destinazioni italiane fossero un po' tutte in recessione, causa una contrazione significativa del mercato interno. Fortunatamente la Puglia sembra essere andata in controtendenza e da 2 anni continua a macinare record di arrivi e di presenze. Questa è dimostrazione del fatto che spesso si va alla ricerca spasmodica di mete esotiche lontane, quando invece in realtà, e adesso per fortuna si sta sempre più iniziando a prenderne cognizione, a pochi chilometri da casa si possono trovare delle situazioni come quella delle Tremiti o della Puglia in generale, dove appunto al mare bello e alla natura si aggiungono dei valori aggiunti come l'enogastronomia, come la cordialità dei residenti, certo, la cultura, le tradizioni, quindi per fortuna, grazie a Dio. Le persone hanno preso a coscienza di questa realtà, e poi raggiungere ormai da Roma è abbastanza facile, oltre ai pullman che partono qui dalla stazione di Burtina, che se uno vuole non prende neanche la propria auto, abbiamo anche, diciamo, da cominciare dai 400 chilometri che sono via Este fino, diciamo, ecco, magari una bella passeggiata che è la provincia di Lecce, insomma, però comunque certo, ci sono dei collegamenti diretti da Roma con le ferrovie del Gargano che permettono in pullman di salire appunto alla stazione di Burtina e scendere a destinazione nelle principali località turistiche del Gargano, ecco, quindi diciamo, arrivarci è anche piuttosto agevole, anche grazie ai treni dell'alta velocità, insomma, Roma è collegata bene e velocemente con la Puglia. Ecco, esatto, poi abbiamo quei 2 aeroporti di Bari e di Brindisi che comunque anche dalle altre regioni d'Italia è fattibile, insomma, diciamo che come regione sicuramente non manca nulla per la recettività, e questo. Senti, vogliamo raccontare un po' come la costa del Gargano, perché molti magari si pensano che non ci siano sia tutti scogli, in realtà non è così, insomma, voglio dire, no, assolutamente, di spiaggia la costa del Gargano, anzi sì, è forse la zona della Puglia con diciamo il maggior tratto di costa coperto da spiaggia e non semplicemente, diciamo, da zone rocciose. Abbiamo delle ampie distese di sabbia, spiagge lunghe 5-6 chilometri,
Oppure altre situazioni dove ci sono delle piccole calette intervallate tra gli scogli che regalano uno scenario mozzafiato, visto che la natura rigogliosa del Gargano arriva a lambire direttamente il mare, quindi diventando un tutt'uno con lo scenario balneare. Esatto, sì, diciamo c'è la famosa terra e mare, diciamo, si scende dalle piccole colline, diciamo, perché chiaramente la Puglia non ha vette molto elevate, e si arriva direttamente al mare. Però ecco, vogliamo anche parlare anche dei prodotti enogastronomici, dall'olio pugliese che io personalmente prediligo, alle mozzarelle locali, ai prosciutti, insomma, voglio dire, anche lì non ci facciamo mancare nulla. Alla famosa burrata. L'enogastronomia rappresenta uno dei nostri punti di forza della nostra offerta. Hai giustamente accennato all'olio extravergine, famoso in tutto il mondo, i nostri prodotti caseari, mozzarelle, scamorze, il famoso caciocavallo podolico, ma non solo, la pasta fatta in casa, le famose orecchiette, i nostri dolci tipici, abbiamo insomma un'ampia non ci si dimagrisce, ecco, manco lontanamente, diciamo che chi viene in Puglia deve mettere in preventivo che qualche chiletto a casa in più se lo riporterà probabilmente, fa parte del bagaglio, anche quello fa parte del bagaglio dell'esperienza, che quando uno torna a casa ne ha. Senti, ti dicevo, oltre a questo vogliamo un attimo anche parlare della tua programmazione. Tu hai un villaggio che gestisci direttamente, diciamo, nel Gargano, che è la Giara. Poi hai ancora altri alberghi e anche delle formula appartamenti, dove spesso e volentieri, io che so che so leggere il tuo catalogo, includi anche i costi di acqua, luce e gas, cosa che non è da poco, insomma, bisogna tenere presente questo. Si cerca di limitare al minimo i costi extra da pagare in loco, proprio perché in fase di preventivo del viaggio è opportuno dare una panoramica al cliente di un prezzo che sia finito, senza il rischio di incappare in brutte sorprese una volta arrivati a destinazione. Quindi fortunatamente, rispetto ad altre destinazioni, il Gargano in particolare permette spesso l'inclusione nella quota base di tutti questi costi aggiuntivi che altrove vengono considerati extra e da regolare direttamente sul posto. Sì, dicevo, per quanto riguarda la programmazione, una particolare attenzione la sposterei sulle formule di appart hotel, perché sono quelle che permettono soprattutto alle famiglie numerose di poter usufruire delle riduzioni per i bambini, con sistemazioni che arrivano fino a 6-7 posti letto, quindi a differenza di quanto avviene negli alberghi tradizionali dove solitamente si trovano al massimo le quadruple, le famiglie con più bambini e con più figli sono senz'altro sfavoriti, perché dovendo prendere due sistemazioni verrebbero a perdere quote di riduzioni sensibili che fanno lievitare il prezzo in maniera consistente. Anche questo fa parte del lavoro degli agenti di viaggi, di riconoscere magari e dare una mano in qualche maniera, cercare anche di farsi una bella vacanza, ma con un piccolo occhio al portafoglio, che questo chiaramente non guasta. È assolutamente questo il compito dell'agente di viaggio, quindi non solo fornire consulenza sulla destinazione, ma cercare di indirizzare il cliente verso quelle soluzioni di prezzo che rimangano accessibili e alla portata un po' per tutte le tasche. Certo, soprattutto a favore, perciò torniamo sempre prima all'onestà dei rapporti e soprattutto, come insomma si dice, essere presenti, poi magari qualsiasi, diciamo, loro difficoltà possono avere, e questa è una cosa importante, come noi sappiamo che abbiamo già fatto. Ed è proprio in questo che, diciamo, viene valorizzato il ruolo del corrispondente incoming, cioè dello specialista per destinazioni, il quale, proprio per una sua presenza radicata sul territorio, è in grado, più di un'organizzazione generalista, di poter, diciamo, meglio indirizzare, meglio supportare, meglio assistere la clientela, perché è chiaro che nel momento in cui si ha bisogno di un'informazione anche delle più elementari, del tipo quanto dista la prima farmacia del mio alloggio, che tipo di spiaggia troverò a destinazione, se è una spiaggia, diciamo, dolcemente digradante
e quindi indicata per la balneazione dei più piccini, piuttosto che le spiagge in cui una volta immersi subito ci si trova con l'acqua alta. Certo. Ci sono una serie, insomma, di informazioni importantissime per la migliore riuscita della vacanza che solo uno specialista del posto riesce a dare nella sua completezza al cliente, piuttosto, ripeto, che un generalista che magari da tutt'altra parte d'Italia gestisce un booking centralizzato, per cui probabilmente in alcune destinazioni non vi ha mai messo piede e non fa altro che fornire delle informazioni, certo, che prende di sana pianta, sì, dal proprio catalogo, e quindi non aggiunge quel valore aggiunto che invece un ricettivista della zona può permettersi di poter offrire. Esatto, questo è quello che dicevamo. Senti, allora, come sempre, prima di salutarci noi, io ti invito a mandare come sempre in agenzia sia i cataloghi che chiaramente le offerte che metteremo in forza anche per le prossime festività pasquali, così perlomeno abbiamo la possibilità di far vedere il tuo lavoro. E poi noi ci vedremo sicuramente a Napoli, come sapete, cari amici, anche noi ci incontriamo fra fornitori e clienti dei nostri agenti di viaggio per dare il meglio. E ci lasciamo... Ecco, ci lasciamo con lo slogan dell'anno scorso, ovvero piglia qui la Puglia. Esattamente, infatti il nostro corrispondente ufficiale sulla zona di Roma resta l'agenzia Viaggio e Vedo, per cui invito tutti i radioascoltatori a venire a trovare il nostro caro amico Gigi per una consulenza per una vacanza in Puglia. Eccoci qua, come sempre, alla luce del sole e dei rapporti umani tra le persone, che sono le cose più importanti. Grazie a te, allora un saluto alla tua splendida città e anche al nostro amico Mario, che purtroppo lo faremo intervenire la prossima volta, ma è sempre nel nostro cuore. Ciao, allora a presto e grazie di essere intervenuto ai microfoni di Radio Dimensione Stereo. Buon lavoro, Michele. Grazie a voi e buon proseguimento. Grazie. Allora, carissimi amici all'ascolto, ancora un minuto di pubblicità e poi vi porterò a conoscere una mia carissima amica e una destinazione che molti non sanno e non conoscono bene a fondo, la Basilicata. A tra un minuto. Anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi e liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barcavela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietti d'aereo, traghetti, alberghi e viaggi per tutte le tasche, con weekend a partire da 99 euro a coppia. Visita il sito viaggioevedo.it o la pagina Facebook Cuore e Coccole. Agenzia Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, telefono 06 41 036 36. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Torni a casa, non ho neanche voglia di parlare, tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che rimane deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai, vedrai, non son finito, sai.
non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà. Preferirei sapere che piangi, che mi rimproveri di averti deluso e non vederti sempre così dolce, accettare da me tutto quello che viene. Mi fa disperare il pensiero di te e di me, che non so darti di più. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà, forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Che cambierà. Eccoci qua, carissimi amici, siamo tornati di nuovo all'ascolto. Abbiamo chiuso la nostra valigia in Puglia e non facciamo tanti chilometri e ci spostiamo in Basilicata con la nostra amica Erminia. Buongiorno, benvenuta, come stai? Buongiorno, ti sento un po' lontano, non sarà la distanza, voglio sperare. No, non sarà la distanza, non sarà. Sì, ti sentiamo benissimo Erminia, ti sentiamo molto bene. Ti dicevo appunto, abbiamo chiuso poco fa con un collega la Puglia e ci siamo spostati un po' e siamo entrati in Basilicata. La vogliamo raccontare questa terra d'eccellenza poco diffusa nella cultura italiana, sono pochi le persone che la conoscono ancora. Sì, infatti questo è il motivo per cui anche io, oltre al fatto di essere ovviamente lucana e quindi aver dato spazio alla mia regione, ho voluto poi approfondire l'argomento come ho fatto con un'intervista nel mio portale. Certo. E proprio perché è una terra che devo dire come tutta l'Italia, perché tutta l'Italia è meravigliosa e ha veramente tante ricchezze. E non lo sappiamo. Sicuramente però è una delle meno conosciute e lo era soprattutto, ecco, sconosciuta lo era in più in passato che oggi. Devo dire che l'ha aiutata tanto anche, l'hanno aiutata alcuni eventi un po' extra turistici. Certo. E in particolare poi alcuni film che sono stati girati a Matera. Certo. Che devo dire è la località probabilmente più nota al momento, e la riscoperta appunto di questa regione è arrivata anche per questo. Certo. Per questa ragione, per cui è stata portata poi all'attenzione del pubblico. Certo. E quindi poi di là, diciamo, sicuramente ha cominciato a essere un pochino più conosciuta. Ecco, ha cominciato a tirar fuori la testa, diciamo noi. Però onestamente, voglio dire, aveva tutti i numeri per farlo da tempo. A volte veramente ci sono tanti fattori, dalle amministrazioni locali a tanti modi di fare. Però io personalmente, che di colleghi lucani ne ho conosciuti molti, devo dire mi sono sempre meravigliato per l'alta scolarizzazione di queste persone e l'alta professionalità ogni volta che sono scesi in campo. Infatti, tra l'altro, se vedi, ci sono poi anche grandi personaggi all'estero, quindi anche persone non solo in Italia, no. E ti devo dire che a Milano per esempio anche ce ne sono moltissime, ma soprattutto anche all'estero, tra cui nominavo prima alcuni film.
film che hanno dato lustro anche alla, alla regione, in particolare poi Francis Ford Coppola, che è una che è lucano di origini, che certo, appunto è un'altra delle, delle eccellenze lucane, che in giro per poi il mondo ha aiutato moltissimo la sua regione di origine a farsi conoscere. Sì, certo, quello che tu dici è vero, io l'ho riscontrato non solo ecco, in Basilicata, anche in altre regioni italiane. Il problema, secondo me, di fondo era innanzitutto la proprio non consapevolezza da parte della stessa regione, certo, delle bellezze e delle potenzialità che aveva in tasca. Certo. Quindi diciamo c'è stata prima proprio una condizione in cui non ci si rendeva conto di quello che si aveva e lo si dava molto per scontato. Certo. E poi adesso che ci si è resi conto di questo e che ci si è attivati davvero in tutti i sensi, perché oggi c'è un turismo organizzato e certo, immagino appunto tu questo lo conosca molto molto bene. Molto bene, ci sono sicuramente delle opportunità, delle iniziative di turismo davvero elevate. Il problema rimangono, ci sono però tutta una serie di problematiche che penso appunto siano in parte condivisibili anche con altre regioni del, sì, del sì, Sud sì, Italia, no, questo sì, vero, sì, che non dipendono poi più neanche dai lucani. No, dalla no, regione, purtroppo che, ripeto, si è davvero attivata per superare, dopo che ha compreso la sua forza turistica, si è attivata, ma poi rimangono problematiche che sono fondamentalmente poi quelle dei trasporti. Sono quelle famose strutturali che diciamo che nel dover organizzare un viaggio, tu qui ripeto sei l'esperto, ovviamente creano delle difficoltà. Sì, sì, infatti. Il fatto di non avere dei collegamenti né ferroviari né stradali né aerei adeguati a portare poi la domanda di turismo che ci sarebbe nei confronti della regione e soprattutto internazionale, proprio per le ragioni che dicevo diciamo prima. Sì, perché chiaramente per scendere o scendi a Napoli o scendi a Bari e poi torni indietro, in poche parole, perché non ce n'è dal punto di vista di aereo la possibilità di fare diversamente. Sai, questa è un po', se la si usa con testa potrebbe essere un'arma a favore, se la si usa per dire ok, vabbè, non c'è altro da fare, magari no, perché sicuramente la meno affollamento garantisce un ecosistema migliore per più anni, come diciamo non, ecco, la Basilicata non sarà mai la Riviera Romagnola, per dire, no, questo è da dire, però ecco, il mare sicuramente ha diverse bandiere blu. Cosa che sì, non, è tra, da... non lo sarà mai la Riviera Romagnola, appunto, anche perché non è la Riviera Romagnola proprio il mare, nel senso che stiamo parlando di tutt'altra, no, esatto, di però, tutt'altra cosa, e poi io, diciamo soprattutto tutta certo, la fascia ionica. Tra l'altro, certo, una cosa interessantissima che hanno fatto gli imprenditori del Sud Italia, si sono uniti, in questo caso si sono unite più regioni, a proprio della costa ionica, quindi la Puglia, la Calabria e la Basilicata, certo, è stata quella di costruire una rete di imprenditori invece proprio per attivarsi e quindi andare un po' contro, diciamo, quello che dicevi tu, cioè sicuramente non il cullarsi nel fatto che ci sono delle problematiche, quindi non fare delle cose. Anzi, a me ha fatto molto piacere, ha stupito anche insomma questo attivismo di questi imprenditori, che assolutamente non si fermano. No. È anche vero che ci sono però diciamo delle problematiche che insomma andrebbero superate, anche perché se vogliamo fare del turismo quello che può essere per l'Italia, sicuramente queste situazioni fanno capire proprio come invece non, a volte non possa essere. Forse diciamo la folla di Rimini è un'altra cosa, però sicuramente diciamo i numeri di Rimini possono esserci sì. No, no, ma sicuramente diversamente, io, perché sono realtà diverse. Sono realtà diverse, io ci tenevo a dirla. Insomma, Rimini insegna, ci mancherebbe. Sì, no, no, anzi, tutt'altro. Dove dal nulla crei delle cose. L'abbiamo... Quindi c'è nulla, c'è tantissimo. Esatto. E magari appunto c'è difficoltà e su altri fronti. Io credo che quella principale sia stata superata, perché era la non consapevolezza, ecco, di essere. Brava, detto bene, in un certo modo, ecco, di avere un certo potenziale. Quindi adesso ci manca di fare un altro passo, che è quello, ecco, del
del contesto nel quale siamo, che credo appunto serva a tutto il turismo in Italia, non solo al turismo, no, per far andare avanti tutto e tutti, però sicuramente insomma ci sono una serie di condizioni che davvero devono essere sistemate. Insomma, poi il Salento, indipendentemente dagli aeroporti, è quel che è. Certo, ci mancherebbe, però per chiarità di è anche vero che il turismo non deve essere poi solo in una determinata stagione, se si ha l'opportunità di estenderlo a tutto l'anno o quasi, insomma, sappiamo, sicuramente il problema dei trasporti è un problema che non può essere sottovalutato, no. Però io ho avuto il piacere di passeggiare per Matera sia sotto Natale per vedere il presepe vivente, che è una cosa eccezionale, e sia in un periodo, diciamo, fine agosto, dove sono andato invece a vedere appunto soltanto a visitare. Ho trovato gente squisita, come appunto puoi immaginare, ho trovato albergatori molto interessati a lavorare insieme, con cui ho cominciato, e devo dire mi sono trovato veramente bene. E poi il mare, niente da dire, proprio spettacolare. Sì, esatto, sì, non è la Sardegna, però insomma sicuramente è un bellissimo mare, soprattutto lato dato del Tirreno. Devo dire che anche gli operatori sono cresciuti molto in questo negli ultimi anni, perché c'è stata tanta formazione, certo, e c'è tanta voglia di andare avanti, certo. Quindi devo dire veramente ormai la regione è arrivata a un passo importantissimo, cioè ha fatto tanto, speriamo che il contorno intorno sia migliore per tutto e per tutti, così da poter andare avanti. Poi ripeto, anche per gli italiani, dicevi tu, in effetti è vero, non è così conosciuta. La devi proporre, io faccio sempre, glielo faccio vedere, glielo faccio capire, quando riesco a passare il messaggio che si trovano bene, che non spendono una fortuna, allora scatta proprio la molla, però la devi un po' trasmettere, perché sennò altrimenti non ne vieni fuori. Poi una volta che ci sono andati tornano e ti dicono grazie, magari ti portano anche la bottiglia di vino che hanno trovato direttamente sul posto, insomma, ecco. Bene, insomma, dopo questa chiacchierata mi ha fatto piacere ancora come sempre. Noi ci riaggiorniamo magari a mercoledì prossimo con un altro argomento e con la mia amica Erminia, direttore editoriale di Hospitality News, che vi invito a visitare come sito, perché è diretto a tutti, sia a operatori del settore che a persone che invece vogliono essere informate sul turismo. Io ti ringrazio, Erminia, volevi dire qualche altra cosa sui tuoi contatti? Così ci salutiamo. Pronto? Sì, ti sento. Eccomi. No, volevo soltanto dire che sul portale c'è un'intervista molto approfondita, dove poi di un operatore locale, molto salutiamo, da Franco Garofalo. L'intervista è veramente molto 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 approfondita e ci sono un sacco di indicazioni in merito che forse, diciamo, aiuteranno a scegliere. Sarebbe interessante leggere, quindi sul sito www.hospitality-news.it la trovate. La troverai sicuramente, ce l'ho davanti e devo dire che è molto completa. Bene, allora grazie ancora Erminia, ti ringrazio per essere intervenuto sui microfoni di Radio Dimensione Stereo, il tuo contributo, ringrazio a te, ti auguro un buon lavoro e tanto successo per il tuo ospitale di News, che lo merita veramente, un'iniziativa lodevole in questo settore che ne aveva bisogno. Allora, grazie, buon lavoro, grazie, buona continuazione. Ciao e grazie. Allora abbiamo chiuso un attimo la nostra valigia in Basilicata, e fra un minuto di pubblicità preparate le valigie che vi porto nella magica Grecia. Anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi e liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barcavela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietti d'aereo, traghetti, alberghi e viaggi per tutte le tasche, con weekend a partire da 99 euro a coppia. Visita il sito viaggioevedo.it o la pagina Facebook Cuore e Coccole. Agenzia Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, telefono 06 41 036 36. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Balla e divertiti con noi. Balla con il tango argentino.
Sfilato da mille valanghe, ho smarrito la felicità. La cerco combattendo, fuggo da questa città, perché non possa guardarmi, perché non possa fotografare la condizione del mio cuore, che ora danza lento e immobile tra gli scogli dei ricordi, che ora è qui deriso e stanco tra il ricordo e l'illusione di ciò che era puro amore. Questa notte è nostra, corri forte angelo mio, come fosse l'ultimo motivo per rimanere vivo, e se sarà amore, trattalo come un segreto, come il più prezioso dono ricevuto e che racconta perché vivi, perché muori, non sopporto i falsi, i traditori, e quindi me ne andrò, e tu per chi vivi, perché muori, anche fosse l'ultima parola di cresciuto nei miei sogni e ti ho tatuato sul mio cuore, dando fede anche agli sbagli. Lascio solo a te l'amore mio di cavaliere errante e cammino allontanandomi da noi anche se grande. Il dolore che mi invade ma di cui non te consegnata a te e solo a te e rimane tua. Questa notte è nostra, corri forte angelo mio, come fosse l'ultimo motivo per rimanere vivo, e se sarà amore, trattalo come un segreto, come più prezioso dono ricevuto come me e te. Pure amor mio, forse vinto e sto morendo, passare in nome di tutta una vita, spese i margini di un sogno, per la musica, la gente che curò le mie ferite, e quella gente, quella musica, mi indicarono il futuro e fu soltanto amore puro. Siamo tornati ancora qui insieme dai microfoni di Radio Dimensione Stereo, ancora Gianluigi Viaggio e Vedo che vi parla per la prossima ora insieme. Abbiamo adesso fatto le valigie dalla Basilicata e le riapriamo nella bellissima Grecia con il nostro amico Fabio del Jumbo Group, che è mio corrispondente per la Grecia. Buongiorno Fabio, benvenuto ai microfoni di Dimensione Stereo, come stai? Ciao, buongiorno Gigi, bene, grazie. Perdonami, ti sento molto basso. Comunque la voce. Bene, grazie. La voce. Tutto a posto. Mi sto preparando per le vacanze, sto riservando un po' di voce perché è un'ora che chiacchiero con molti colleghi e abbiamo fatto veramente delle cose interessanti. Oggi è intervenuto Francesco del blog del Viaggiatore, che come sai è un portale che per noi è un tornacattina. Perdonami Gigi, ma non ti sento, perdonami. Allora, ti dicevo, abbiamo parlato con Francesco che è il blog del Viaggiatore, poi abbiamo parlato con un collega della Puglia,
poi ancora con la Basilicata, e adesso siamo arrivati a te, che faremo la parte di là, la parte della Grecia. Certo, ecco, la parte della Grecia, che è quella, è che secondo me è un paese meraviglioso. Tu sai, insieme abbiamo fatto tante cose belle su questa Grecia. Destinazione sulla sì. Grecia, e c'è questa parte nuova che ne avevamo già parlato per sommi capi, ecco, l'ultima volta, che merita, è il discorso della penisola calcidica, ecco, sulla quale stiamo spendendo tante nostre energie per creare pacchetti ad hoc con prezzi estremamente competitivi, lasciando una qualità estremamente alta sia a livello di strutture, ma soprattutto ed anche a livello paesaggistico, a livello di mare, con acque cristalline, spiagge bianche, possibilità per chi ama invece gli scogli e il roccioso, anche di punti mare appunto provvisti di scogli, di parti rocciose, con una qualità di servizi dai beach bar ai residence, agli appartamenti, agli hotel, di altissima qualità. È ancora una vacanza che si può affrontare anche questa in maniera senza spendere poi una fortuna. L'importante, come dicevamo sempre, è quando avere un interlocutore giusto, come abbiamo sempre detto, quando si mette seduti davanti all'agente di viaggio, è lui che, sapendo che cosa ha in serbo per te, basta esprimere con chiarezza quali sono le loro esigenze, e sicuramente poi si trova una soluzione. Ma parlando appunto della penisola calcidica, perché chiaramente quando si parla di Grecia molti si ricordano soltanto le bellissime isole, per carità, però questa è un'altra cosa. La Grecia non è soltanto le isole, ma anche quel pezzetto di terraferma, per modo di dire, insomma, che è tutta la Tessaglia, è una vera e propria penisola. Chiaramente la bellezza delle isole rimane immutata, ma ci sono altri posti certo, da conoscere. Uno sono appunto i tre piedi, cosiddetti da loro, della penisola calcidica, che sono la penisola di Cassandra, quella di Sidonia e del Monte Athos. Il Monte Athos è riservato, ci dà anche un senso di spiritualità e di cultura, perché è riservato ai monaci che vivono in questi monasteri in vetta delle montagne, con un paesaggio meraviglioso, sì. E i due piedi di Sidonia e di Cassandra, che sono invece dei posti, dei punti di mare veramente eccezionali, punti, certo, di mare eccezionali, con vita, locali, ristoranti, paesini caratteristici, veramente dei posti fantastici, con un mare che non ha nulla da invidiare a quelli delle isole, anzi in alcuni punti addirittura, proprio perché incontaminato e perché è un posto turistico che nasce da poco, veramente, veramente di qualità alta, certo, con dei prezzi estremamente, estremamente competitivi. Tutti i radioascoltatori, per entrare nel concreto, come piace a noi Gigi, certo, dalla prossima settimana potranno trovare da te alla Via Gevedo dei pacchetti che partiranno con il volo su Salonicco, il trasferimento e un hotel 3 stelle ad Afitos, che è una località, un paesino arroccato direttamente sul mare, meraviglioso, con locali, taverne, beach bar a volontà, con pacchetti che per agosto partiranno dai 490 euro per persona. Parliamo sempre di volo, trasferimento e 7 notti in hotel, pernottamento e prima colazione. Ecco, una cosa... Quindi con delle tariffe veramente ottime, per, certo, non parlare dei mesi che non sono agosto e che sono giugno e luglio o settembre, dove i pacchetti partiranno addirittura dai 290 euro per persona, con le stesse caratteristiche, quindi, certo, ripeto, volo, trasferimento e hotel 3 stelle, che è l'hotel Stratos, un hotel con la piscina veramente caratteristico, molto molto bello. Ecco, come abbiamo sempre fatto con la solita lente di ingrandimento, noi andiamo a
fare il pelo alle destinazioni, ma questo se lo si fa per il bene dei nostri clienti, perché è chiaro che è importante raccontare le cose come stanno, come abbiamo sempre fatto. Poi quello che ci contraddistingue come Viaggio e Vedo è proprio questo, il fatto di essere vicino al cliente e alla stessa maniera ascoltarlo, non diciamo imporre destinazioni, ma consigliarle al suo bene, insomma, ecco, che ne valga la pena, perché poi, come hai detto tu, se si riesce a stare in pernottamento e prima colazione, queste sistemazioni nelle isole greche sono date dal fatto che poi si devono andare a scoprire, perciò niente di strano che se uno si fa una bella passeggiata magari al ritorno dal mare si trova il suo ristorantino, si mette seduto, mangia quello che vuole e poi dopo magari la sera va ne sperimenta un altro, perciò è facile, ecco, sono fatte queste formule per far vivere la destinazione. Questo penso che sia l'obiettivo anche tuo come operatore, quando tu la proponi è quella di farla vivere, perché la destinazione poi possa essere raccontata, insomma, perché ne vale anche la pena per farla vivere, per farla scoprire, ed è per questo che noi alcune volte con lo stesso prezzo consigliamo, invece che il trasferimento, diamo a Salonicco, per chi lo desidera chiaramente, per chi non lo vuole no, ma per chi lo diamo il trasferimento tradizionale, ma per chi lo desidera consigliamo l'auto a noleggio, proprio perché, ripeto, i due piedi che sono la penisola di Sidonia e la penisola di Cassandra sono due pezzi di terra bellissimi da visitare nella loro lunghezza e nella loro larghezza, perché tra le altre le distanze non sono tante, sono diciamo 70-80 chilometri di costa, certo, da vivere in ogni centimetro quadrato, da scoprire giorno per giorno con spiagge, beach bar, paesini veramente caratteristici ed unici. Siamo veramente in un punto di Grecia inesplorata, soprattutto e prevalentemente per il mercato italiano. Quindi okay, sono dei posti veramente, veramente unici nelle loro caratteristiche. Questo è importantissimo ed è per questo che consigliamo e proponiamo principalmente la sistemazione in appartamento, villa o in hotel in pernottamento e prima colazione, per avere la possibilità di viverla sotto ogni aspetto. E non vorrei dilungarmi troppo, ma dare quest'altro dato: è veramente una parte di Grecia dove si mangia ancora con 10-12 euro, si fanno i pasti e le cene, ma realmente, certo, non per finta, ed è per questo che consigliamo questo tipo di sistemazione, fermo restando che ci sono anche la possibilità dei villaggi all inclusive, cioè l'Istion Club, che è un villaggio bellissimo direttamente sul mare, chiaramente internazionale, perché ripeto, non essendo, passatemi questa espressione, fortunatamente ancora completamente esplorato dal mercato italiano, sono villaggi internazionali che hanno la formula all inclusive con, certo, anche tutte le possibilità di intrattenimento sportivo, serale, di animazione, eccetera eccetera. Certo, ma ripeto, quello che noi consigliamo sempre è di viverla con la sistemazione del B&B, del cosiddetto B&B o del residence o della villa, in modo da poterla scoprire ogni giorno, scoprire un posto diverso, certo, e un affascinante punto di mare. No, ma infatti, ma guarda, quello che dicevamo sempre quando i colleghi intervengono qui a Radio Dimensione Stereo è proprio questo: nel programma che facciamo con Viaggio e Vedo raccontiamo la destinazione di chi fa questo per professione, e con l'occasione saluto anche Francesco Ferrara dai microfoni di Radio Dimensione Stereo, che anche lui nella sua agenzia di Fratta Maggiore è capace a lavorare, questo la dice lunga. Io lo inviterò anche lui in trasmissione prossimamente, che ci fa piacere, perché avere sempre più colleghi che nel territorio italiano fanno questo lavoro con correttezza, come lo fai tu Fabio, come lo faccio io e sicuramente lo farà Francesco, ci rende lustra la categoria e si smonta quella figura che diceva che con l'avvento della rete l'agente di viaggio magari andava a perdere chissà quale, no, potere, come se fosse assolutamente d'accordo. Noi siamo una categoria bella e viva. La,
la conoscenza, la professionalità di alcune destinazioni, di alcuni luoghi, la possibilità di venire a conoscenza di situazioni che probabilmente neanche si pensava potessero esistere, ce la può dare soltanto l'agente di viaggio, soltanto colui che quei posti li ha scoperti prima di altri. Fa parte del nostro lavoro, che noi durante le stagioni in cui c'è un attimo di calma, si va a vedere che cosa si può proporre di nuovo per la stagione successiva. Questo è quello che facevamo, è quello che facciamo ancora. Esatto, certamente, assolutamente. Fa parte della professionalità del nostro lavoro. È minimo. Allora io ti ringrazio, aspetto le tue offerte in agenzia, che poi metteremo anche sul sito della radio, così daremo la possibilità ai radioascoltatori. Se poi perché hai la possibilità di mandarle entro questo fine settimana, siccome sarò fuori con un gruppo a vedere il carnevale, ne parlerò anche ai miei amici durante il viaggio, così allieteremo, come si dice, la vacanza. Cominceremo già a farli sentire. Sarà assolutamente fatto. Va bene, allora ti aspetto in agenzia, ecco, entro venerdì, così perlomeno assolutamente facciamo le cose. Va bene, allora io ti ringrazio, Fabio, di aver partecipato alla trasmissione. Mi raccomando, riservati ancora qualche volta che io ti chiamerò e parleremo anche delle altre destinazioni che fai, come in Messico, e anche ancora altro di più, ma ci scopriamo piano piano. Allora, va cari benissimo, amici, io ringrazio te, Gigi, ringrazio gli ascoltatori, ti saluto e ci vediamo presto. Ci vediamo presto, aspetto le tue notizie. Allora, carissimi amici, all'ascolto abbiamo ancora più di 40 minuti di stare insieme. Fra poco ci collegheremo come al solito con il nostro amico il Brucia Patel, che ci racconterà una ricetta, visto che siamo intorno a mezzogiorno, e poi voleremo dal mio amico in Sardegna per raccontarvi l'isola di Tavolara, e poi una chicca, oggi veramente una chicca. Enrico, il fotografo che lavora con me, con cui facciamo i matrimoni, ci racconterà come fare le foto in vacanza e come farle al meglio. Un minuto di pubblicità. Francesco, anche a te invito a stare con noi, così magari alla fine della trasmissione ci saluteremo. Grazie ancora, fra un minuto torniamo con la ricetta del bruciapatelle. Spot. Anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi e liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barcavela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietti d'aereo, traghetti, alberghi e viaggi per tutte le tasche, con weekend a partire da 99 euro a coppia. Visita il sito viaggioevedo.it o la pagina Facebook Cuore e Coccole. Agenzia Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, telefono 06 41 036 36. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Siamo tornati di nuovo in linea e fra qualche minuto ci collegheremo con il mio amico Ivano, detto Bruciapatelle, che ci racconterà la ricetta del giorno con le sorprese che fa sempre lui. E anche buongiorno. Buongiorno, è Gianluigi. Pronto? Dalla radio. Mi senti? È Gianluigi dalla radio, buongiorno. Pronto? Pronto, mi senti? È Gianluigi dalla radio, ciao, come stai? È caduta la linea, adesso ci riprova, io la regia ci riprova a chiamarlo. Allora, vi dicevo appunto, questo ristorantino che io frequento, ieri sera eravamo a cena lì con una mia amica di Venezia e per farvi assaggiare i piatti romani, è molto particolare, è quella trattoria che non si trovano più ormai nei centri storici, che sono affollati da altre tipologie di locali, ma si vanno a trovare nelle immediate periferie romane, un po' come faceva sicuramente una volta De Sica, oggi il figlio, una volta anche Carlo Verdone, vanno a cercare in questi locali le particolari persone che poi diventano personaggi nei propri film. E qui oggi come oggi la cucina. Pronto? I sapori. Buongiorno, sei tornato in diretta, è Gianluigi dalla radio, come stai? Mi senti? Pronto? No, oggi non ci riusciamo, oggi non ci riusciamo. Vabbè, noi ci riproveremo, magari lo chiamiamo dopo la Sardegna.
Allora, come vi dicevo, però mi fa piacere parlarne ancora un attimo perché se lo meritano. E ecco, dove questi ristoratori, appunto, che avevano la caratteristica di parlare alla gente in maniera schietta, dove tu trovavi il menù scritto a penna, che era una cosa particolare, e dove ancora oggi si mangia con una cifra ancora ragionevole, ma soprattutto la sostanza è molto più importante della forma. E questa era una cosa che ci tenevo a dirlo, perché comunque il ristorante del mio amico Bruciapatelle rientra nella programmazione dei miei incoming su Roma, dove appunto nei miei pacchetti avevamo la possibilità di portarvi a cena direttamente da lui dopo aver fatto un'escursione per il giro di Roma. Ne valeva veramente la pena anche riuscire ad assaporare, ecco, il profumo di questi posti, che comunque sono alla portata di tutti, ma sono quei ristoranti, quei locali che ci devono portare, altrimenti non ci va. Sì, pronto? Ah, ecco, pronto? Ti ha ripreso, è Gianluigi dalla radio, buongiorno. Come stai? Pronto? Pronto, mi senti? Mi senti? È Gianluigi dalla radio. Ciao, come stai, Gabriele? Pronto? Non riusciamo oggi. Sì. Mi senti? Pronto? Riesci? Sì. Mi senti? È Gianluigi dalla radio, come stai? In diretta, ma che cosa devo dire? Ah, tu niente, sono io che ti dovrò parlare della ricetta che ci ha dato il Bruciapatelle ieri sera. Maravilla. Quando eravamo là ci ha dato questa ricetta della puttanesca e volevo fartela raccontare a te invece che raccontarla io. Pronto? Eccolo là. Ci sei? Questo è il bello della diretta con questi con queste persone, c'è da divertirsi insieme e soprattutto conoscerli. Pronto? In fondo. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno Gianluigi, come stai? Sì, buongiorno. Tutto bene oggi? Ieri sera mi avete fatto fare una figura fantastica con la mia amica veneziana. Ancora mi senti? Ecco, buongiorno. Buongiorno, come stai? Mi senti? Pronto? Sì. Ecco, io ti sento molto bene, tu come va? Mi senti? Va bene. Oggi facciamo una bella puttanetta. Oh, eccola lì, quello che diceva ieri sera. Ecco, ti ringrazio ancora per la bella figura. Sì. Ascolta, possiamo allora, dire, per ecco, quattro persone. 100 grammi di olive nere. Sì. 3 alici sfilettate. Ecco, questo è importante, devono essere sfilettate. 300 grammi di tonno. Esatto, poi... un barattolo di pomodoro pelato. Un barattolo di pomodoro pelato, chiaramente viene fatto un soffritto di questo? Sì. Allora, diciamo che ci vogliono almeno 4 etti di pasta. E 200 grammi di olive nere. Esatto. E appunto viene fatto questo soffritto, leggermente la preparazione. La preparazione, esatto. Viene messo tutto. Allora, mettere l'aglio. Sì. A soffriggere con tonno e alici. Esatto. Poi? Ok, poi giustamente poi viene fatto il pomodoro. Viene fatto tutto restringere e una volta cotta la pasta... gli altri ingredienti, esatto, per divenire. Esatto, e poi una volta viene fatta la pasta viene mantecato tutto in padella e questo così si permette diciamo, e poi mantecare tutto in padella. Esatto, e poi sicuramente cotta la pasta, saltare la pasta con tutti gli ingredienti direttamente, esatto. Ed ecco preparata una bellissima pasta alla puttanesca da servire direttamente nell'ora di pranzo, che ormai è mezzogiorno e sicuramente ci fa piacere. Allora, ecco, l'abbiamo perso di nuovo, oggi il collegamento col Bruciapatelle è andato così, però i piatti posso assicurare che sono qualcosa di fantastico. Io ieri sera ho mangiato da loro con questa mia amica di Vedia Venezia, Tiziana, che saluto, che so che fra poco tornerà nella sua splendida città lagunare, e abbiamo mangiato, vi posso dire, un cacio e pepe, e io personalmente delle fettuccine appena fatte in casa che erano qualcosa di eccezionale. Ne vale veramente la pena
come ne vale veramente la pena andarla a trovare, e fa parte delle caratteristiche pacchetti che in alternativa ai ristoranti del centro di Roma si danno agli amici, non ai turisti, perché Viaggio e Vedo ricordo sempre che tratta le persone come amici che vengono a trovarla. Bene, finita la parentesi culinaria, chiedo alla regia se è pronto il collegamento con Attilio dalla Sardegna, e così perlomeno parleremo anche di questa splendida terra sarda dove Viaggio e Vedo ha gli appartamenti proprio davanti all'isola di Tavolara. Questa è una chicca che ormai da anni abbiamo con... Pronto? Eccolo là, Attilio, buongiorno, come stai? Buongiorno Gianluigi. Benvenuto ai microfoni di Radio Dimensione Stereo, come va? Ti sento lontanissimo. Sei in Sardegna, per forza. Non siamo qua, c'è un mare che ci divide, lo splendido mare di Sardegna. Senti, pronto? Ma eccomi, mi senti? Lontanissimo. Siamo dalla parte opposta, sulle sponde opposte del Mar Tirreno. Senti, che tempo fa lì giù? Che cos'hai? Che cos'hai oggi? Un bellissimo sole. Come sei? Perché qui a Roma oggi il sole ci ha lasciato per un po', una giornata incerta, il sole va e viene. Ma comincia già da Però la temperatura è gradevole. Esatto, ricordiamoci amici che siamo comunque al 26 di febbraio e per essere appunto ancora non siamo usciti neanche dall'inverno, bisogna dire che quest'anno ci ha veramente graziato assolutamente. E che non guasta. Senti, allora non possiamo dire un inverno pesante. Meno male, questo ci aiuterà. Senti, io volevo appunto parlare della nostra il nostro prodotto di punta che ci accomuna, cioè Residence Tavolara, dove praticamente tu da ormai da anni, da più di 10 anni che lo proponi, con delle strutture, degli appartamenti che vanno dai monolocali per 2 persone fino ai trilo 6-8 posti letto, che è vicinissimo l'isola di Tavolara ed è raggiungibile anche dal porto di Olbia con solo un quarto d'ora di macchina. Pronto Gianluigi? Eccomi. Puoi parlare più forte? Sì, no, ero io che mi ero allontanato dal microfono per leggere un sms della mia amica Tiziana che mi ringraziava e mi salutava che torna a Venezia. Allora, ti dicevo appunto, questa struttura che si trova davanti all'isola di Tavolara, che è raggiungibile anche in un solo un quarto d'ora dal porto di Olbia, è proprio vicino. Esattamente, sia dal porto che dista da 15 chilometri dalla residenza, ugualmente a 12 chilometri dall'aeroporto di Olbia e a 18 dal porto di Golfo Aranci. Quindi dal punto di vista logistico, per quanto riguarda i collegamenti, ci troviamo in una situazione ottimale. E che non guasta perché... Assolutamente. Ecco, poi una cosa molto, molto importante è che all'interno del residence c'è sempre una persona che aspetta i clienti per dare le chiavi, non è che il cliente deve andare in giro. Assolutamente, basta che i clienti comunichino il loro l'orario orientativo di arrivo, la signora che collabora con noi in ufficio li attende e durante tutto il loro soggiorno da loro assistenza allo stesso, quindi per qualsiasi problema possono contare sull'assistenza di una persona che accompagna la loro vacanza, anche in termini di suggerimenti, esatto, di approdi costieri, certo, ristorazioni, shopping, escursioni e qualsiasi voglia problema logistico si possa presentare fisiologicamente in una vacanza. Certo, un'altra cosa importante è che da te sono ammessi gli animali, che oggi come oggi molti ne parlano, ma poi sono pochi quelli disponibili ad accoglierli. Invece tu nei tuoi residence dai la possibilità di portare gli animali, perché ho avuto modo di venire in vacanza anch'io da te e con il mio cane sono stato veramente bene, perché ricordiamo che tu hai la possibilità di avere la sistemazione sia piano terra che primo piano, dunque piano alto, certo. Esatto, e che la dice lunga su come poi una persona può avere la disponibilità. Diciamo che gli appartamenti sono con un piccolo giardino davanti, e mentre al primo piano ci sono i balconi,
perciò hanno comunque la possibilità. Allora, i giardini del giardino ne godono, del giardino, del giardinetto ne godono sia gli appartamenti che sono a piano terra, che hanno patio e giardino, sia e delle volte anche due patti in fronte e retro della casa, sia gli appartamenti che sono in piano alto. Chiaramente nel piano alto è più importante la godibilità della veranda per pranzi e cene all'aperto, e diversi di questi hanno il panorama sulla spiaggia di Porto Taverna e sull'isola di Tavolara, che è proprio là davanti. La spiaggia di Porto Taverna, che dista dalla residenza nostra 900 metri, è il nostro approdo marino più diretto, quello di riferimento per i più dei clienti. Io personalmente ricordiamo anche che siamo nell'ambito dell'area marina protetta di Capo Ceraso, Tavolara, Capo Coda Cavallo, il che vuol dire che dal punto di vista naturalistico abbiamo una qualità di bellezza straordinaria. Certo, e che è molto importante. Io personalmente una mattina, come mi avevi suggerito tu, che c'era la possibilità di vedere i fenicotteri rosa, appunto andando, era presto, per carità, non erano neanche le 7, ho avuto modo di passeggiare per andare verso la spiaggia di Porto Taverna, ho visto i fenicotteri rosa che si alzavano in volo, e insomma credo che ne valeva la pena anche alzarsi solo per vedere questi splendidi animali che da te ancora nidificano con tranquillità, perché appunto essendo noci protette sono poco disturbati, perciò si ottiene la possibilità di avere mare, natura e soprattutto tanta ospitalità, perché non ci scordiamo che la famosa ospitalità del popolo sardo, che ogni estate sa quanto è importante il turismo per lui, ma alla stessa maniera è anche cordialissimo, perché insomma veramente uno si sente a casa. Il famoso mal di Sardegna, Attilio, ogni anno conquista clienti sempre nuovi. Speriamo che quest'anno ci dia una mano anche con i traghetti, che l'anno scorso hanno fatto un po' i capricci. Questo è il piccolo gruccio soltanto, perché le strutture in Sardegna sono veramente ben recettive, veramente fatte bene. La Sardegna è una terra che aspetta soltanto di essere vissuta, ecco, questo è importante. Il tuo residence lo permette? Ma guarda, parrebbe che quest'anno dal punto di vista dei trasporti ci siano dei miglioramenti importanti. Come tu sottolineavi, al di là del sole e del mare, il territorio è in grado di offrire bellezze naturalistiche che fanno da cornice alle bellezze costiere, recettività ristorativa e di altre attività del territorio in funzione del soggiorno turistico. Quindi un turista può trovare pienezza di soddisfazione di soggiorno nella sua giornata, appunto perché la sua giornata può essere accompagnata da tanti momenti gradevoli al di là del soggiorno marino, la gastronomia, lo shopping, la varietà del territorio che naturalisticamente è in grado di offrire tanto, oltre che la mondanità, così nel raggio di 5 km noi siamo in grado di offrire al turista qualsivoglia tipo di passatempo, di soggiorno. Noi abbiamo, ecco, diciamo che come tu, diciamo, quello che separa la spiaggia dal tuo residence è soltanto l'orientale sarda, ma noi cerchiamo di raccontare, io veramente lo dico sempre ai miei clienti, che è importante la Sardegna avere comunque un mezzo per muoversi, perché è comunque un territorio da scoprire. Noi sappiamo che come si esce dal tuo residence si hanno 6 spiagge da una parte in direzione di Santo Toro della Cinta e altrettante dalla parte salendo per andare verso Porto San Paolo e tornare verso Olbia, dunque le persone hanno veramente la possibilità di fare la mattina il bagno a Porto Taverna, il pomeriggio all'isola di Tavolara e magari il giorno dopo si fanno la parte di giù di Capo Codacavallo, Calabrandinchi e fino alla Cinta, dove poi la sera si possono fermare anche a Santo Toro, che è proprio lì attaccato, e hanno la mondanità.
Assolutamente, aggiungo a questo la possibilità da Porto San Paolo, che dalla nostra, dal nostro residence dista 3 km, la possibilità da quel porticciolo di prendere delle escursioni per la zona costiera da Olbia fino addirittura a Siniscola, quindi c'è anche questo tipo di sì, se uno vuole passare se vuole passare veramente una bella giornata sicuramente non ne manca l'occasione, anche perché se, diciamo, c'è la possibilità veramente di fare molto sia dal punto di vista di escursioni verso, verso il mare, perché comunque rimane una riserva marina protetta, da scoprire c'è molto. Personalmente anch'io ho approfittato per andare a vedere l'area protetta delle isole Tavolara, siamo stati tutta la giornata là con la famiglia e questo ci ha dato l'opportunità di conoscere e scoprire un altro pezzo di Sardegna che diversamente uno magari non ha visto, ma anche il giorno dopo poi abbiamo fatto invece l'entroterra per andare verso Loiri, dove abbiamo trovato poi delle ottime produzioni di Cannonau che hanno reso anche lì una scoperta non in, diciamo, veramente insolita di queste terre che offrono molto, basta saperle guardare, ecco, spesso e volentieri quando si torna da una vacanza che non si è avuto la possibilità di entrare dentro come quel, come diciamo, come intendiamo noi, magari ti riporti a casa esperienze che non sono reali, mentre da te è possibilissimo perché davanti appunto hai un bellissimo mare, alle spalle hai la montagna di Loire e dintorni, dunque, dove c'è questa produzione di vini che sono eccezionali, di maialino, di, insomma veramente uno ne ha per tutti i gusti. E poi la signora che è lì da te, che salutiamo sempre, è comunque a supporto di queste informazioni per ogni ospite del villaggio. Assolutamente. E questo ne va. Poi ricordiamo che vicino a te c'è la possibilità di avere i supermercati, anche venendo da Olbia ce ne sono diversi, ci sono diversi discount, hai di fronte ancora la pizzeria, la posta, dunque sicuramente è una Sardegna pronta a ricevere gli ospiti e magari fargli passare una giornata stupenda in tutti i sensi, dalla cosa più semplice, c'è di tutto. Parliamo ancora degli appartamenti, diciamo che si parte da 220 euro la settimana in tanti periodi fino ad arrivare a circa 1000-1200 euro per un trilo 6 posti nella settimana d'agosto. Ricordiamo che comunque gli appartamenti sono serviti di tutto, dalle vettovali, dalle attrezzature, manca diciamo, abbiamo l'opportunità di fornire o la biancheria da letto e da bagno, oppure i clienti, se preferiscono, se la possono portare da esatto, casa. Ma quello che, per quello che riguarda le attrezzature in cucina, sono forniti di tutto punto. Io consiglio sempre, come sai, i trilo, perché praticamente la differenza è veramente poca e tu hai la possibilità di dare agli ospiti una camera da letto per ragazzi, un divano letto in soggiorno, una camera matrimoniale e un bagno, dunque sono appartamenti veri e propri e non no, come spesso si trova magari delle mini cose, invece il tuo è un vero e proprio appartamento con un minimo di 45 assolutamente euro. Noi possiamo proporre case nel vero senso della parola, come tu sottolineavi, è importante. Monolocali da 2-3 posti, bilocali da 2-4 posti, trilocali da un minimo di 4 a un massimo di 6 posti. E questo non è poco. Trilocali arriva fino a 7 posti. È quello dove ho soggiornato io, che confermo, avevamo due camere da letto, il salone, il bagno e due pezzi di giardino per fare quelle famose cene, perché è anche a disposizione degli ospiti un barbecue dove magari passare delle cene dopo aver comprato dell'ottimo Cannonau, perché poi non si deve più guidare, si fa una bella bistecca salcicciata alla brace e con dell'ottimo Cannonau si chiude sotto il cielo stellato della Sardegna, una giornata fantastica passata tra mare, sole e cielo e cibi. Ma voglio ribadire che pur essendo nel mezzo del godimento della natura tra mare, campagna e altura, possiamo un turista nel raggio di 2 km trova qualsivoglia tipo di servizio, quindi tu
Gianluigi, sottolineavi la bontà che la gastronomia, l'enogastronomia della Sardegna può offrire da questo punto di vista rispetto ai vari punti di vendita possono a giusti e modici prezzi offrire ciò che da questo punto di vista un turista si aspetta di trovare, può desiderare. Bene, allora io ti ringrazio per aver partecipato, noi ci risentiremo anche più là e come sempre saluta tutta la tua Sardegna e ci risentiamo sicuramente a breve. Un caro abbraccio a Tilio, buona giornata. Grazie, saluto tutti gli ascoltatori e li aspettiamo da noi a Residence Tavolara. Esatto, e come si dice sempre. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Io saluto anche a Tilio con il solito aio e viva la Sardegna. Andiamo in pubblicità e torniamo fra qualche minuto. Anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi e liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barcavela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietti d'aereo, traghetti, alberghi e viaggi per tutte le tasche, con weekend a partire da 99 euro a coppia. Visita il sito viaggioevedo.it o la pagina Facebook Cuore e Coccole. Agenzia Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, telefono 06 41 036 36. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Al mattinè del giovedì, ballo il liscio al Garden Blu, con l'orchestra Serenade. Spengono le luci, tacciono le voci, e nel buio senti sussurrare. Prego, vuol ballare con me? Grazie, preferisco di no. Non ballo il tango con tasche, perciò. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Del Garden Blu, ricchi premi e cotillon, fascia d'oro per la Miss. Spengono le luci, tacciono le voci, e nel buio senti sussurrare. Prego, vuol ballare con me? Grazie, preferisco di no. Non ballo il tango con tasche, perciò. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Eccoci qua, allora siamo tornati dalla splendida Sardegna e come sempre abbiamo chiuso la valigia per parlare con il nostro amico, il fotografo Enrico, che praticamente ci racconterà come fare le foto e portarci a casa un bellissimo ricordo delle nostre vacanze. Enrico, ci sei? Buongiorno. Pronto? Parlare con il nostro amico, il fotografo. Enrico, ti devi così, se puoi abbassare la radio perché ascolto solo dalla. Eccoci qua, Enrico, ciao, mi senti? Enrico, buongiorno, ben trovato, ben arrivato. Mi sento poco bene. Eccomi qua, mi senti? Pronto? Ecco. Enrico, ecco qua. Enrico, come puoi, cerchiamo di recuperarlo. Enrico praticamente è il nostro fotografo di fiducia. Sì. Eccoci, io ti sento, Enrico, mi senti? Io sono Luigi. Oh, Luigi, scusa, ho sbagliato io a fare una chiamata. Abbiamo invertito le nostre possibilità. Sì, no, c'era un po' di confusione perché non, avevo la radio alzata. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Va benissimo così, facciamo un intervento con Enrico in chiusura di trasmissione. Senti, io so che tu ci volevi raccontare, che amici all'ascolto è Luigi Bociani, il mio amico di agente di viaggi toscano, con cui parleremo oggi della
corsa il Palio dei Somari che nessuno conosce, anche questa è una chicca della Toscana, che ti lascio i microfoni per raccontarla perché molti non la conoscono. Sì, perché sai, tutti conoscono, ormai credo il mondo intero conosca Siena anche per il Palio, mentre che non sanno che in quel paese che io ho da sempre chiamato, da quanto è piccolo e quanto è centrale, ho chiamato l'ombelico del mondo, che sarebbe Torrita di Siena. Non so, te magari ci sarai passato chissà quante volte, ma non è un posto dove magari ci sono grandi cartelli, grandi cose che ti invitano, certo, a fermarti. Certo. E in questo paese però, come in tutti quei piccoli paesi in Italia, anzi più piccoli sono, più dimenticati e più storie e cose particolari ci sono da vedere, anche questo si è inventato, non è tanto inventato perché viene dalla storia, si è inventato un Palio dei Somari. Sì, ce ne sarebbe da raccontare. Ora, ti do due notizie su Torrita, che magari quando ci passi, quando passerai da qua, sabato, se me lo fai sapere, ci fermiamo, perché qui siamo nella zona della Val di Chiana, della bistecca chianina, della bistecca di Firenze, che poi non è di Firenze, ce l'hanno fregata, capito? gli allevamenti della bistecca chianina sono qui nella Val di Chiana. Ah, ecco. Io sabato passo dalle parti tua per andare poi a Lucca. Qui siamo a due passi dalla 1, uscita Val di Chiana, siamo già qui nel centro. Ti dico soltanto che per esempio questa Torrita è già una città, siamo nella zona etrusca, quindi certo, si risale da allora. Certo. Ma i primi cenni storici risalgono all'undicesimo secolo, certo, quando qui era un territorio sempre ancora sotto il controllo dell'abbazia di Sant'Antimo, che certamente avrai visitato, quindi si parla inizio del 200. Si tratta del punto, Siena poi è quel periodo di splendore tra l'anno 1100 e 1200, sono i periodi in cui Siena è qualcosa di eccezionale, ecco. Questo era un avamposto, pensa, di Siena, perché l'avamposto più lontano, perché qua c'erano tutte Montepulciano vicino, certo, che poi si confina con Arezzo, tant'è vero che dopo passò anche sotto il dominio dei Medici di Firenze. Sì, era... era un avamposto di controllo per Siena, ma siccome era tanto lontana, sì, non era che sai come siamo noi toscani, siamo sempre in contrapposizione uno con l'altro, c'è un antagonismo da un paese a un altro, eccetera. Questi si inventarono già allora, sembra, per prendere in giro, se non i protettori, gli oppressori, secondo da come venivano visti, si inventarono un palio a stortura e per prendere in giro Siena. E che lo sarebbe dire? Io fossi noi qui il palio lì lo porterei sotto Piazza Venezia, ma quello è un pensiero personale, però insomma forse anche i ciucchi si rifiuterebbero di correre. Ascolta, dimmi, quando è quest'anno? È importante sapere le date, ecco, perché anche quando uno dovesse passare dalla mattina alla sera potrebbe essere un buon motivo per fermarsi e guardarlo, perché siamo prima di tutto, te fai conto, a 5 km dall'uscita della 1, dunque facilissimo da raggiungere, quindi certo, facilissimo da, poi siamo proprio come ombelico del mondo, io dico siamo a due passi da Pienza, due passi da Montepulciano, è molto centrale, anche in estate c'è il lago Trasimeno lì accanto, è un posticino dove qualche giorno ci si passa anche volentieri. Certo. E questo Palio dei Somari viene fatto il 19 di marzo per San Giuseppe.
Ah, ecco, perciò ci siamo. No, ecco. Ecco, ma se cade di domenica, altrimenti è la domenica, la prima domenica successiva al 19 maggio. Che vediamo io quest'anno, dunque oggi sì, per forza, perché il 16 è domenica, perciò sarà domenica 25. Esatto. 23, domenica, no, 23. Domenica 23. Domenica 23 marzo c'è il Palio dei Somari a Torrita. Esatto, perciò... 23 marzo c'è il Palio dei Somari a Torrita. Allora, questo è un motivo per invitare gli ascoltatori a vederla. È una cosa che è esilarante, perché a parte il fatto che Torrita è uno dei più piccoli comuni d'Italia, di Siena, farà 10-15 mila abitanti, territorio certo, abbastanza esteso, ma è tutta campagna. Certo. Se pensa che ci sono ben si sono inventati ben 8 rioni. Questo tanto per far capire come siamo divisi noi toscani. Certo. Ah, una nota storica, sì, è anche quella di dire, di raccontare che questa è stata la patria del famoso Ghino di Tacco. Ah. Ti ricordi che è stato riesumato il nome da Craxi a suo tempo, che si firmava nei suoi articoli come Ghino di Tacco, che era un moderno Robin Hood. Ce ne vorrebbe fregava i ricchi per come si dice, darla ai poveri, ma probabilmente io penso che forse se li teneva anche per sé. Vabbè. Ascolta, allora io ti spiego brevemente, dimmi. Per non annoiarvi, no. Come questa è una parodia proprio del Palio di Siena, quindi con tutto il suo clima, con tutta la sua scenografia, i costumi, gli sbandieratori, la sborgata in tutto il paese, il raduno poi la domenica, il clou nella domenica pomeriggio in questa arena ricavata, transennata, eccetera, si corre in diversi settori, sono otto contrade, quindi otto somari con sopra altrettanti, stavo per dire somari, ma irriguardosamente, perché sono dei veri e propri fantini, che tante volte su questi somari, siccome fantini tante volte hanno le gambe più lunghe dei somari, sembrano dei somari a le gambe. Ora, te devi pensare però che un somaro non è un cavallo, certo, non è mica che se gli dici di girare a destra, quello fa apposta, ti gira a sinistra, se gli dici andare avanti ti va indietro. Certo. Quindi il grande spettacolo è che questi somari si fanno in quattro per divertirsi a scaracollare, a viaggiare in qua e là, quindi buttano per terra, corrono, poi arrivano davanti al traguardo e magari si rigirano e cominciano a correre dall'altra parte. È uno spettacolo di quelli alla Ridolini, certo, però gli abitanti e chi viene a vederlo è veramente un divertimento, perché quando è finito ti viene mal di pancia dal troppo ridere. Certo, e questa è da vedere. Allora, appuntamento amici all'ascolto il 23 marzo a Torrita in provincia di Siena per il Palio di Somari. Allora Luigi, allora io ti ringrazio che facciamo un'ultima telefonata al nostro amico Enrico per il fotografo, che magari diamo i consigli per fare le fotografie in questi pali dove le cose succedono uno dietro l'altro e magari avere la possibilità di cogliere l'attimo, ci vuole il consiglio del fotografo. Allora un abbraccio Luigi, alla prossima. Io rispondo, grazie. Ok, un saluto. Sì, pronto? C'è una chiamata in linea? Pronto? Pronto? Sta bloccando. Sì, pronto? Pronto? Ok, allora chiaramente abbiamo salutato Luigi, che lo ringrazio sempre per il suo intervento, e fra qualche minuto ci collegheremo con il nostro amico invece Enrico il fotografo, che ci dice come fare eventualmente le nostre fotografie in vacanza e come portarci a casa dei ricordi
immortalati nel momento giusto, con la giusta luce. Sì, con la giusta. Buongiorno, è Gianluigi dalla radio, come stai? Sì, sì, Enrico. Eccoci qua. Enrico, stavolta tocca a te. L'hai presa. Enrico, buongiorno, ben arrivato sui microfoni di Radio Dimensione Stereo, come stai? Bene, bene, tutto a posto. Anche noi. Scusami che ci siamo dilungati un po', ma c'era Luigi con il Palio dei Somari che ci ha raccontato un aneddoto favoloso, favoloso. Soprattutto per te che adesso hai una domanda da un milione di punti. Ma come si fa a prendere? Perché lui dice che durante il Palio dei Somari queste bestiole fanno avanti e dietro e non si ferma mai. Ma allora, da fotografo, come si fa a immortalare un soggetto in movimento? Allora, innanzitutto ci servono le attrezzature. Oggi fortunatamente possiamo dotarci di attrezzature con velocità di scatto abbastanza elevate, quindi tempi di scatto abbastanza sintetici, molto molto rapidi. Certo. E quindi l'unico modo per fermare un soggetto in movimento è utilizzare dei tempi di otturazione, ovvero di apertura e di chiusura da parte dell'obiettivo verso un supporto di registrazione. Certo. In questo caso, una volta parlavamo di pellicola, oggi parliamo di sensori e quant'altro. Certo. E molto molto rapido, quindi okay. Facendo una cosa del genere, utilizzando una tecnica del genere, si riesce a bloccare i soggetti in movimento. Addirittura con attrezzature molto sofisticate si riescono a prendere i frantumi di un bicchiere che si rompe, o la goccia d'acqua che cade e crea l'effetto l'effetto bomba, sulla superficie sulla quale va a cozzare. Certo. una volta caduta. Senti, noi abbiamo nel linguaggio più semplice. Ti sento eccomi. Molto male, Gianji. Ah, ecco, mi senti meglio adesso? Adesso sì. Ero io che mi ero allontanato dal microfono per leggere l'SMS di un nostro collega che ci salutava, che ci faceva i complimenti per la trasmissione. Io ringrazio anche Francesco. Allora, ti dicevo invece, praticamente noi parliamo di oggi, tutti quanti fanno con le fotografie col cellulare, ma non è la famosa pellicola, ancora resiste, fortunatamente non è scomparsa dalle scene, insomma, ancora è possibile comprare i rullini? No, la pellicola fortunatamente non è ancora scomparsa, la usano ancora a scuola per dimostrare, per far vedere effettivamente e far capire ai ragazzi chi studia la fotografia come si comporta, come ci si comporta a varie differenze di luce. Certo. Quindi all'esposizione, al far filtrare la luce attraverso l'obiettivo. Certo. E quindi la pellicola ancora c'è, fortunatamente. Certo. Non è così evidente come prima, però ancora c'è. E che la dice lunga sulla che è tutto importante, niente va lasciato al caso. Una domanda, secondo te che cosa deve fare una persona che si reca in un posto come potrebbe essere l'alta montagna, dove la luce è veramente tanta, e anche con i semplici telefonini, che cosa deve fare per avere un buon successo? Allora, con i semplici telefonini può fare una cosa importantissima da non fare. Ecco. Con i semplici telefonini è modificare con gli editor dei telefonini la fotografia scattata. Quella è una cosa da non fare, perché chiaramente questi super telefonini che scattano fotografie a 8 megapixel e quant'altro, sì, poi alla fine per elaborare la fotografia con l'editor interno, ovvero sia un piccolo programma che ti consente di farla diventare, che so, seppia, oppure magari di tagliarla, sì, ne riducono drasticamente le dimensioni. Ho capito. Perciò uno quindi da 8 megapixel andiamo ad avere una fotografia da 500 megabyte, che è quasi instampabile. Certo. Dunque, al di fuori del formato visibile dal telefonino.
Esatto, perché si rischia di... Di conseguenza quella è una cosa da non fare assolutamente, invece una cosa da fare, sì, è acquistare dei filtri neutri, sì, che si trovano in commercio, anche economicamente non sono molto dispendiosi, sì, con diverse gradazioni, un terzo, un quarto o un trentaduesimo. E praticamente sono dei filtri che si possono appoggiare decisamente davanti all'obiettivo della macchina fotografica, laddove la luce è particolarmente incisiva, sì, e praticamente ne ammortizzano o ne assorbono una grandissima parte di questa luce così, così violenta, certo, rendendo la fotografia un pochino più morbida, decisamente, esatto, più morbida. Esatto, ed è possibile la stampa, come dicevi tu. Ascolta, oltre ad essere possibile la stampa, è visibile anche quel dettaglio molto particolare che sta in ombra, perché soprattutto nelle ore più calde del giorno, certo, il sole è molto alto, praticamente stando sull'azimut crea un'ombra che è, crea una luce che è praticamente parallela e verticale. Di conseguenza l'ombra che crea, soprattutto in montagna, al mare no, perché se guardiamo il mare non c'è ombra. Certo. Però certo. In montagna abbiamo un'ombra particolarmente violenta e dura, nera, scura, molto scura, perché abbiamo una luce molto forte. Certo. Dato che non possiamo schiarire le ombre così scure, però possiamo scurire la luce così forte, avremo una fotografia più omogenea. E questo la dice lunga sulla professionalità del nostro amico Enrico. Enrico, senti, io so che tu domenica fai un evento in un certo posto particolare di Roma. Allora, sì, hai un minuto per raccontarlo. Sentiamo allora, che cosa fai domenica. Noi come studio fotografico ci occupiamo prettamente di fotografia matrimoniale, mm-hmm, però non disdegniamo tutto il resto, ovvero lavori a teatro, lavori di sport e quant'altro, quindi certo, in tutto, foto e video, ci siamo in tutto e per tutto. Certo. E domenica faremo un evento dedicato interamente agli sposi. Va bene. A chi intende, non dico nel corso dell'anno, ma magari anche semplicemente per informarsi, dedichiamo un pomeriggio dalle 16 alle 19.30. Sì. Presso, vado con, lo dico, eh? Sì, sì, no, te l'ho detto io. Presso il Caffè Letterario. Sì. E a via Ostiense 95, praticamente facciamo questa giornata dedicata interamente agli sposi. Ci sarà una mia mostra fotografica, certo, ci sarà della musica dal vivo direttamente, sì, ci saranno degli abiti da sposa che girano per il locale praticamente con, certo, una modella. Certo. E la possibilità di vedere delle bomboniere, la possibilità di pensare al viaggio di nozze. Come giusto che sia. Con il nostro amico Gianluigi. Ah, sicuramente. Io ho detto, io quel giorno sono, perché sono e fuori, quindi, con un gruppo. E quindi niente, quindi cercheremo di prendere dei contatti, di far vedere più che altro che cosa possiamo offrire. E questa è la cosa più importante per tutti. Allora Enrico, io ti ringrazio, riduco tutti a venire a vedere Enrico al Caffè Letterario di Ostiense domenica 2 di marzo dalle 16 alle 19.30 per parlare con dei professionisti e magari trovare dei consigli giusti per il giorno più importante, insomma questo ne vale la pena. E poi Enrico, non disdiciamo che noi faremo ancora qualche altra cosa insieme, come i weekend, con i nostri amici, i famosi weekend in concerto, ma di questo ne parleremo la prossima puntata. Intanto io ti faccio gli auguri per la manifestazione, saluta i titolari del Caffè Letterario, mi raccomando, divertitevi e fate come sempre un buon lavoro. Grazie, grazie, cioè, grazie a te Gianluigi, grazie agli ascoltatori
sì, risentirci presto. Sicuramente Enrico, ormai fa parte del nostro staff, i consigli sulle fotografie sono importanti per chi va in vacanza. Un abbraccio allora caro Enrico e buon lavoro, ci risentiamo poi magari più tardi in privato per i saluti. Un saluto a tutti, grazie. Ciao di nuovo, buon lavoro. Allora carissimi amici all'ascolto, sono sempre volate queste due ore insieme con tutte le belle cose che succedono in diretta. Ringrazio ancora una volta il mio amico Luigi Bociani che è fantastico con i suoi suggerimenti, ringrazio Attilio della Sardegna, Fabio per la Grecia, Michele per la Puglia, Erminia per la Basilicata, e Mediterraneo Travel per la Tunisia e soprattutto Francesco del blog del Viaggiatore. Noi ritorneremo il prossimo mercoledì perché con tanti aneddoti, perché sabato partiremo per Arcevia per vedere anche il carnevale a Viareggio e ci facciamo appunto una piccola escursione a Lucca e saremo ospiti dell'albergo San Lorenzo e Santa Caterina. Dunque tanti divertimenti, tanto da fare, ma tutto questo poi ve lo racconterò mercoledì prossimo nella puntata, la prima puntata del mese di marzo, con tante risate e tanti racconti. Un saluto da Luigi Viaggio e Vedo e dai microfoni di Radio Dimensione Stereo. A Roma c'è la Viaggio e Vedo, e che agenzia! Da 20 anni parti in allegria, paghi solo 99 euro a coppia per la tua vacanza. E sai perché? Perché di meglio non ce n'è. Te li presento, credi a me. Piera, con la sua professionalità, ti fa assaggiare il mondo, c'è proprio come in un papà. Una qualità, la cortesia, solo lei ti fa partire per una vacanza, c'è e non ti viene manco di mancia. A Roma c'è la Viaggio e Vedo, e che agenzia, da 20 anni parti in allegria, paghi solo 99 euro a coppia per la tua vacanza. E sai perché? Perché di meglio non ce n'è. Te li presento, credi a me. Alessandro per la verità ti fa il biglietto per volare, che è la sua specialità. Lui gira il mondo prima di te, così prenoti e credi a me, ti fa sentire come un re. A Roma c'è la Viaggio e Vedo, e che agenzia, da 20 anni parti in allegria, paghi solo 99 euro a coppia per la tua vacanza. E sai perché? Perché di meglio non ce n'è. Te li presento, credi a me. Poi c'è Gianluigi, e che vuoi fa? Uno piazzato, ci doveva sta. Lui il mondo l'ha ingoiato, per la verità. Ma prenota i suoi weekend e te fa sentire la felicità. A Roma c'è la Viaggio e Vedo, e che agenzia, da 20 anni parti in allegria. Paghi solo 99 euro a coppia per la tua vacanza. E sai perché? Perché di meglio non ce n'è. E che stai aspettando, Sant'Eddì? Parte, vola! Questo programma vi è stato presentato da... Anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi e liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barcavela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietti d'aereo, traghetti, alberghi e viaggi per tutte le tasche, con weekend a partire da 99 euro a coppia. Visita il sito viaggioevedo.it o la pagina Facebook Cuore e Coccole. Agenzia Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, telefono 06 41 036 36. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Balla e divertiti con il tango argentino. Corsi.